Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. E la prima cazzata l'abbiamo fatta. Evviva! Non ho aperto i microfoni, che volete che sia. Benvenuti in diretta su Radio Cigliano, evviva. Come state? Tutti bene? Noi sì, perché è la trasmissione del giovedì. Oggi è il 15 novembre 2018. Siete in diretta su Radio Cigliano, sulla radio. Se avete scaricato l'app per iOS o Android dal vostro gestore di app preferite, ma sul Facebook c'è il video e potrete guardarlo, come stanno facendo i nostri amici in questo momento che si stanno collegando su Facebook. Questo è Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì sera nella quale mi riposo, e stasera mi riposo proprio bene, perché chi è su Facebook ha un insight della Madonna, perché accanto a me in questo momento sono sedute due colleghe, due amiche straordinarie. Ci sono Alessia Mendola e Eleonora Reti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Come state? Da Dio, siamo da te. Benissimo. Questo mi piace, questo mi piace molto. Dai, evviva. Allora, poche cose, poche coordinate per essere super social con noi, per essere, come vi dico sempre, le cose che vi racconto prima della diretta. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità. Voi, noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, ma soprattutto condividete, e se vi piace quello che state guardando, sarà la maniera per farci pubblicità e per spread the voice, come diciamo noi. Like sulla pagina Facebook, ovviamente, è sempre ben gradito. 328-79-48-796 è il WhatsApp di riferimento. Voi potete prenderlo e buttarlo, oppure semplicemente metterlo nel vostro telefonino, in maniera da essere super so, in maniera da, è bellissimo, bellissima. È bellissimo. In maniera da essere, ci piace, super ci piace. Social con noi. Per esempio, come ha già fatto Sasha, che ci scrive da Zurigo, ci WhatsApp da Zurigo al 328-79-48-796, che subito vi ha omaggiate con due personaggi, due attrici che doppiate. Per Alessia ci sta Nina Dobrev e Jennifer Lawrence. E grazie, mentre, allora, Sasha. Mentre per Eleonora abbiamo Deborah Ann Wall e Kalei Cuoco. Oh yeah. Vedi? Che grazie, bello. Grazie Sasha. Grazie Sasha, grazie veramente. Con questo WhatsApp potete fare veramente tante cose. Intanto mandarci il vostro controselfie. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, mi raccomando. È bello, perché insomma, non è da tutti. Mandate, dopodiché, mandate. E noi li vediamo quando arrivano. Certo che li vediamo. Vediamo tutto, vediamo ci arriva tutto. È tutto quanto qua, anche perfetto. In anteprima. Abbiamo anche l'anteprima. Inoltre ci sono dei contest stasera. Il primo contest riguarda che a un certo punto durante la trasmissione vi diremo una cosa, se voi risponderete su WhatsApp a questa facilissima domanda, c'è una zanzara, sì, una facilissima domanda maledetta che vi faremo, avrete la possibilità di telefonare in diretta e parlare con Alessia e con Eleonora qui Dopo Cena Con. E poi c'è il contest, la clip misteriosa. Hanno portato una clip le nostre amiche, le nostre amiche. Il mistero. È tutto della misterioso. Cleneremo il misterioso. Loro la reciteranno neutra. La reciteranno neutra. Voi dovrete indovinare da che doppiaggio è tratta. Il primo che su WhatsApp mi manderà, e in quel caso dovrete scrivere il vostro nome, il nome ovviamente Alessia o Eleonora, e il titolo della pièce da cui è tratta. Vi piace pièce? Molto. Pièce mi è venuto un brivido. Mamma mia, mamma un brivido di freddo proprio. Questo perché stiamo con le finestre aperte, però perché dobbiamo fumare. Dobbiamo fumare, è vero. Chi riuscirà avrà una foto autografata di Alessia e di Eleonora, ovviamente per chi avrà indovinato l'una o l'altra, che vi sarà mandata sul WhatsApp alla fine della trasmissione. Poi abbiamo il selfie di giornata, a un certo punto ci faremo una fotografia e ve la mandiamo. Solo basterà aver mandato anche solo un ciao su WhatsApp, che è già bolle, già è pieno di messaggi. E abbiamo tante cose da fare. Stasera conosceremo Eleonora e Alessia, non soltanto per le vostre chiacchiere. Guarda quanti ci stanno chattando, guarda la gente che ci sta, tante persone stanno chattando, ma le conosceremo anche in musica, perché hanno portato 5 brani a testa che sono la loro estrazione musicale, come loro vivono la musica, e sarà un'altra maniera per conoscerle. Poi abbiamo il questionario di Proust, tutto qui. Perché seguire X Factor, che in questo momento è in televisione? State con noi, stasera c'è X Factor. Non lo guarderà nessuno. No. Assolutamente no. Ale, Ele, come state? Allora. Ti amo bene. grandissime. Catapultate in un mondo radiofonico, e vi faccio subito la prima domanda. La radio, com'è la radio per voi?
la radio ogni giorno, visto che passiamo tantissimo tempo nel traffico. È la nostra migliore amica? C'è sempre. Devo dire che io ultimamente mi sono specializzata nelle radio sportive, in particolare da romanista. Che palle! Io ho scoperto, sì, lei detesta questa cosa, io invece no, da romanista... il calcio, quel tipo di trasmissioni lì. No, è fantastico, perché i particolari, le conferenze stampa, eccetera. E poi ci sono le mie radio preferite, sempre quelle, ma noi non le nominiamo. No, non sì, ci interessa. Sì, le puoi dire, intanto non siamo concorrenti, non siamo competitor. Insomma, Radio Italia, solo musica italiana. Radio Subasio. Quanto siamo antiche con Radio Mamma Subasio e Radio Italia. Belle, cioè, mi piacete una cifra. Anche Radio Soft. Radio Antenna 1. No, scherzi. Quella veramente io che mi mina. Sento... Beh, io che uno, allora a Roma c'è pure Ram Power che mette 102, tutti i successi, certo. Quella è fighissima perché è una del presente e una del passato, certo. Quindi ti tira fuori quella bomba che te fa sentire vecchio però poi improvvisamente senti Fedez e dici aspetta un attimo, no? No, perché dici non l'ho mai sentito questo pezzo, non lo conosco, quindi in realtà non sei aggiornato, quindi per niente ti aggiorni ma con un occhio al passato. Secondo me è fighissima, è figo veramente. Quindi allora la radio come la vedete voi? Vi piace come media proprio? Ma tantissimo, anche perché è quel pezzettino del nostro lavoro che un po' ci manca. Volevo dire quello, quanto ci accomuna, perché non si vede ma c'è, si ascolta, non si vedono le facce, insomma siamo molto simili in realtà. E poi secondo me anche in radio c'è un'interpretazione, perché poi comunque si raccontano le cose, il sentimento, lo stato d'animo arriva, no? Cioè Ale, se tu sei sempre di buon umore, sei comunque sempre un sole, noi ti conosciamo da una vita, t'abbiamo sempre visto come una persona ultra positiva, però posso pensare che se una sera in cui magari hai avuto una giornata un po' più storta o se ti ha fatto incavolare il vicino di casa, magari dentro di te si sente un po' più di rodimento di sedere. Di quello? Ci sta. Anche come perché no, certo. È una diretta. Certo. A tutti gli effetti, cosa che non siamo abituati poi infatti. No, se vuoi. Noi questa siamo è la abituati... grande differenza, c'hai ragione. Certo. Infatti siamo abituati noi a leggere sempre, sì, no? È il nostro lavoro. Quindi sì, ma poi se non ti viene poi... una cosa la rifai, stoppi, fai, ecco. Mentre no. Invece qua, vedi, c'è un sacco, oggi ho tanti di quei problemi che voi non potete immaginare, ma non ve ne siete accorte. Possiamo aiutarti? Possiamo fare qualcosa? No, distruggere tutto, perché io se premo un tasto faccio no, un non casino, fa niente. Ci sono tanti amici che sono qui collegati con noi, c'è Riccardo, Giovanni, c'è Marina, c'è Daniela, Sasha che abbiamo appena visto da Zurigo, e anche Franca. Matteo ci saluta, buonasera, tante manine, buonasera a tutti, Federico, Riccardo, Emanuele, tanti ci salutano veramente. Risposta: quanto sono stupende le mie amichette del cuore, dice Saso. Saso è un ragazzo che ci seguiamo alla follia. Con ciao, grande, Saso. Con grande amore e grande presenza, è un ragazzo proprio d'oro. Speciale. Gli mandiamo una baci a profusione. Io devo fare un saluto innanzitutto alla brigata. Tu dirai chi è la brigata? Sono un gruppo di delinquenti, i nostri colleghi, ai quali io faccio un grande saluto proprio con tutto il cuore. Sono tutti colleghi, li conoscete, Pilara, Moretti, Graziani, sono un gruppo di sciamannati che ho letto, manda un saluto alla brigata, famo sto saluto alla brigata. Hai ragione. Senti, ciao, intanto belli. Ignazio chiede una domanda per ognuna, Ad Alessia vorrei chiedere cosa ne pensa del personaggio di Violetta Parr, ti diverti a doppiarla? E a Eleonora cosa ne pensa della casa di carte del personaggio Tokyo? Chi parte? Parto io con Violetta. Vai. Che tra l'altro il film è uscito da pochissimo, ho portato mio figlio a vederlo con la scusa, me lo sono visto volentieri anch'io. Com'è? Mi diverto, Gli Incredibili. Ah, Violetta degli Incredibili, sì. Certo. Dici, perché hai portato Diego a vedere film horror? Pensavi che l'avevo portato a vedere un filmaccio? No, bellissimo, Gli Incredibili, sì, è divertente. Innanzitutto perché uso una voce piccolina, più leggera, che mi ricorda i bei tempi in cui ero una giovane. Vabbè, vai avanti. Glissa. Dai. Esatto, e poi certo è divertente, è un Pixar, quindi segui quegli occhi disegnati in ogni minima sfaccettatura ed è un attimo per andare fuori. Hai visto com'è il cartone fatto bene? Quasi più degli attori, no? È vero. Tu noti tutto, la minima sfaccettatura.
sfumatura. È vero. E in più noi usiamo copie in bianco e nero, dove se capisce o non si capisce, allora stai ancora più concentrato con la banda che ti passa, con la quelle banda, robe con le allucinanti, con qualsiasi modo per rendere ancora più complicato il tutto. Però sì, divertente, grazie della domanda, è forse il più divertente, il personaggio quindi più uscito divertente. Già sì, è uscito, lo devo andare a vedere assolutamente. Mi sa che non c'è più, ma... no, non l'ho visto nemmeno io, non l'ho visto, devo nemmeno portare io, Niccolò, ci devo assolutamente, ci devo andare. Infatti, anch'io, lo voglio, mi sa che l'hanno levato, però ci vediamo un bel DVD a casa, popcorn, dai, e bimbi. Sì, sì. Senti un sì, po', sì, la casa di carta è tutt'altra roba rispetto al Pixar, è tutta un'altra situazione, proprio roba completamente di strada, de vissuto, un po' coatta. Bella, quella però, fighissima, una delle robe che mi è piaciuto più fare in assoluto. E poi lei, ragazzi, l'hai vista tu? Certo che l'ho vista. Che vogliamo commentare Tokyo? È bella, poi se pensi è bella, che... cazzuta, è spagnola, maschia, finalmente, è maschia, finalmente la comunità europea che vive, che produce. Assolutamente. Che è prodotto da Dio. È prodotto, è fatta bene, girata da Dio, è montata girata da Dio, le musiche sono bellissime. Tutto top. Che come la doppiate voi? In bianco e nero, coi provvisori o coi definitivi? No, coi definitivi. Coi definitivi, sì, con sì, definitivi. Sì, sì. Quindi vedete tutti i colori, vedete tutto quanto. No, anche... oddio, proprio nitidi no, no, però no, non bianco e nero. Non bianco e nero. Sì, però sì, bella serie. E il personaggio bellissima. Tokyo, come la vedete? Lei, Tokyo è pazzesca, e poi è quel tipo di donna che piace a me. Sì, un po' come sono io, no, non perché faccio le cose che fa Tokyo, ovviamente, però è bella maschia, e a me, io ho un debole per le donne un po' maschie. Quelle forti, sì, le fortaccione. Sì, sì, le fortaccione, e con una carica poi sensuale notevolissima, insomma è proprio figa, è proprio figa Tokyo, è sì, vero. Sì. Io è vi vero, guardo sì, così, tipo partita di ping pong, da un po', perché ahimè adesso farò una figuraccia, ma io non ho ancora visto La Casa di Carta, ne ho solo sentito parlare più bella, che bene. Bella serie, me l'hanno bene, detto, girata bene, tutto bello, bella la storia, perché... particolare la storia, è una storia diversa, sì, diversa. Infatti io pensavo che fosse conclusiva la serie, no? Che, cioè, che chiudesse, invece... C'ho paura, sì, abbiamo un po' tutti noi paura, poi magari... Se la stanno girando, evidentemente sì, avranno avuto un'idea pazzesca. Hanno capito bella come tanto, mandarla bella oltre, tanto quanto. Perché certo, quella è stata talmente un capolavoro, conclusiva, poi, come dicevi tu, sì, che lì per fare un altro botto devi avere, devi pompare, ce li devi avere gli attributi, ma ce li belli devi avere grossi, quelle belli fumanti, sì, insomma, belli fumanti, che poi veramente, secondo me in generale sul seriale questo dono della sintesi è sempre un po' vincente, cioè secondo me quando si va a superare le tre stagioni difficilmente poi si rimane con quella voglia, poi tu da spettatore affezionato magari non molli, ci stai, però non possiamo negare che troppo spesso c'è un calo. Beh, c'è soprattutto famoso, di sceneggiatura, c'è il famoso Jump the Shark, no? Cioè, che è la cosa là, però che c'è, mi chiedo, sto squalo che salta e poi ritorna giù a un certo punto. Ma allora salta, chi fa salta, quel lavoro, no? Proprio gli sceneggiatori dovrebbero saperlo molto meglio di noi, che c'è questa abitudine, questa normalità nello scendere un po'. Perché proseguono? Tu direi perché si fanno prendere soldi, secondo me, okay, dalla sete del successo. Sai, che magari una stagione, avuto, due, arrivi alla quattordicesima, alla quindicesima, ma che più racconti? Che mi racconti? Ma poi dipende da serie a serie. Cioè, serie tipo Grey's Anatomy, Law and Order, che so, tipo 27 anni, stagioni, anni, non lo so. E c'hanno comunque, sono storie che iniziano e finiscono nella puntata. Lì. Sì, allora ci sta, infatti, con i protagonisti di puntata, a parte i soliti protagonisti, e probabilmente lì c'ha un senso, perché tu sei affezionato, ti guardi quella roba che c'ha un inizio e una fine, puoi pure un attimino distrarti, capito? Ma serie di azione o serie di questo tipo, dopo un po', ma che te ne pensi? Sì, infatti, sì, non è più, non c'è più, non stai più sul pezzo, non stai me, più sul pezzo, no, è possibile. Ti disamori anche un pochino, perché rimani deluso magari, dici, ma poi anche noi, quando, mentre la doppiamo, ci rendiamo conto e diciamo, porca miseria, com'era efficace, e adesso invece noti come si è smosciato, differenza, come è vero, si è smosciato, certo, il tutto, certo, sì, sì, è vero. E vabbè, però insomma, staremo a vedere. Tanti hanno voglia, invece, tante persone che si sono appassionate hanno voglia di andare avanti, e anche questo è uno sprone sicuramente per chi costruisce queste varie serie. Ma credo, certo, anche, ma certo, oltre sì, al soldo, ovviamente, perché quello secondo fa me sempre poi bene, alla base, fa sì, sempre bene. Alessia, che ricordo hai del doppiaggio di Vampire Diaries doppiando Nina Dobrev? Allora, primo ricordo innanzitutto la prima gravidanza, perché la prima serie di Vampire Diaries proprio è coincisa con i primissimi mesi e poi anche gli altri dell'arrivo del mio primo figlio, quindi mi ricordo dei turni
allucinanti dove ogni due scene mi dovevo sedere, i giramenti di testa, i primi mesi, insomma, non fu piacevole, ma è stata forse l'unica volta, ma sì, forse l'unica volta in cui nella stessa serie ho doppiato due personaggi, la stessa attrice che interpretava due ruoli diversi, diciamo la buona e la cattiva. Cazzo, difficile. È stata un'esperienza fighissimo, stupenda, ti credo. Veramente. Lei com'era? Bella. Era brava? Lei era molto, brava molto, a molto differenziare brava i ruoli. Sì. E lì come l'hai fatto? Io l'ho fatto con lo stato d'animo, cioè la prima era assolutamente ingenua, delicata, sempre solare, l'altra era talmente cattiva che, ti devo dire la verità, mi ha facilitato il compito, perché lei era talmente stronza che bastava, potevi proprio usare. Ma sì, anche da quello che diceva, comunque, soprattutto con la voce, usando una voce più leggera nel primo caso, invece poi andando a sprofondare nella cattiveria interna, nella caverna interna nella buio caverna. Sì, nella caverna, caverna. Tutti abbiamo una caverna, dai, lo sai che a volte alle Gio puoi usare tutti il balconcino sopra, che ti affacci al balconcino e parli con una voce un po' leggera così, e poi invece quando vai a usare la caverna prendi. Senti un po', la domanda è dopo, è meglio doppiare la protagonista o l'antagonista, Giulietta o la strega cattiva? Dove vi divertite di più? Nella strega, non c'è proprio ombra di dubbio, l'antagonista. Sì, perché poi mica è detto, alcuni colleghi ma invece vanno me, sul protagonista. Secondo me le antagoniste sono le vere protagoniste, perché in genere la protagonista è sempre un po' la tinchetta. La brava ragazza, a modo, tutta la fai tutta uguale no, però capito, non ha sfumature, non hai picchi, no? No, è un po' monocorde, cioè a me non mi diverte, poi si fa tutto con grande gioia, per altro carità, che. Però se proprio ci chiedi che cosa ti piace fa, Maleficent, certo. Le mie amiche mi ci chiamano pure, quindi confermo. Tu, sì, senti un po', fatemi salutare da Alessia con la voce di Max Black. Come aspetta, ti chiami? Aspetta, si chiama Alessandro, ma questo qua si fa su bianco. Alessandro, mi stai ascoltando? No, levati! Ma sei vestito di merda! Va bene, adesso vado che devo servire a un altro tavolo. Ciao, non tornare più! Grande, grandissimo! Scusate la parolaccia, ma se facciamo no, Max, ce la dobbiamo mettere. Questo è Radio Cigliano, ognuno fa un po' come cazzo gli pare qua bene dentro, quindi andiamo alla grande. Quanti ma ce la fumiamo una sigaretta? Eccola. Io già ce l'ho, voi che state aspettando? Così, io e te all'unisono. Dai, non siamo proprio politically correct, ma chi se ne frega. Allora, quanti bei ricordi con tutti i doppiaggi di Alessia. E poi Ele è stata meravigliosa nei panni di Tokyo. Tutti quanti stanno facendo un sacco. Grazie. Di Alessia, voce meravigliosa, inevitabile il connubio con i personaggi intriganti. Alessia, mi sei piaciuta tantissimo in La vita di Adele. Che ne pensi di quel film? Non mi è piaciuto per niente. Ah, sì? Il film in sé. Però è stata una bella esperienza, proprio perché, essendo un po' in conflitto io con quel personaggio, perché lo trovavo noioso, vi dico la verità, però ho fatto un lavoro di innamoramento, ho cercato di volerle bene, però il film non mi ha appassionata, non mi va di dire una bugia, no sì, bellissimo film, so che ha fatto il botto, è piaciuto tanto. Non l'ho visto. Non mi ha fatto impazzire, l'ho trovato ripetitivo, questi primissimi piani continui su questi due volti bellissimi di queste due ragazze, bellissima la loro storia omosessuale, il loro amore e tutto, però non mi ha preso. Con tanto merito, per carità. Film è fatto bene, però poi ci sono i gusti. Sono gusti, però gusti è personali. Stato. Me lo ricordo con piacere a livello proprio fisico, mentale, di impegno e di lavoro. Forse proprio perché partivo svantaggiata dal fatto che vedevo le scene e dicevo: oddio mio, vabbè, facciamolo. Allora c'era più impegno, allora è ancora più concentrazione. Sì, perché poi questa è una cosa particolare, no? Cioè. Questo per tutti gli attori, cioè ti chiamano anche in faccia, anche col viso, no? Per un ruolo e tu non ti ci trovi, però poi certo, accetti il ruolo, esatto, lo stesso. Ma chiaramente. Perché chiaramente lo accetti, perché dici, non è che devi essere. Non è che devi. Infatti, dove trovo quella carica? Dove trovo la vado quella a scavare dentro di me? E questa è una bella prova di attore, certo, secondo me. È vero, lo è stata. È vero pure che io mi sentivo un po' fuori dal mondo, perché effettivamente il film era pompatissimo, me ne parlavano veramente come un capolavoro, che sicuramente era. Io poi non sono un'esperta di
di cinema, sono un'esperta di gusto personale. E quindi sì, ogni volta dicevo, ok, partiamo da zero, seguiamo, ecco, come ci succede spessissimo a tutti e tre, la bravura dell'attore, poi, che devo dire era innegabile. Appresso a quel talento, a quella bravura, tu vai negli occhi e vai. E questo ti aiuta tantissimo. Certo. La difficoltà di doppiare un cane, ne vogliamo parlare? Un cane, ovviamente non stiamo parlando del cane a quattro zampe. Ma guarda, più che cane è la tinca, secondo me, che è un problema, perché il cane è cane. Il monofaccia, dice, sì, chiamiamolo il monofaccia. Pure. Noi diciamo, come si può spiegare ai nostri amici che cos'è una tinca per noi che facciamo gli attori? Potrebbe essere quel personaggio che non è né carne né pesce. Che non ha mai dei picchi, che non ha mai un quello che dolore, dicevamo prima, no? Un po' il belloccetto o la belloccetta che c'ha sempre un po' la stessa faccia. Forse anche la prevedibilità che ha non come caratteristica espone, la tinca, magari, è prevedibile. No? Tu già sai che si innamorerà e che poi verrà deluso, invece magari la cattiva, ecco, vabbè, si fa sempre l'esempio di Romeo e Mercuzio, no? Per esempio. Allora, Robeo, sì, Robeo, chi è Robeo? Robeo, sei tu, Robeo. Sono pazzo. Sì, Romeo è un po' tinca, Romeo è un po' tinca, mentre Mercuzio... Beh, cioè, che Romeo è anche un po' dugoglioni, no? Scusate, io devo spezzare una lancia. Adesso, spezzala. Mi spieghi perché... Veramente, in fondo, è definito una tinca. Cioè, ragazzi, questo soffre dall'inizio alla fine. E che coglioni! Gli emoti tutti, ho capito! Ma non ti piace, no, che piagne da mane a sera? Parliamoci chiaro! Non lo so se mi convince. Oh, è Romeo. Cioè, Romeo. Ti trovi Romeo sotto casa che gli dici, no, secondo me tu non mi ami, no, non è Romeo. Non ti metti alla finestra da sola. Certo, se viene Leonardo DiCaprio, sì. In quel caso, io dico Romeo, che ti ama in quel modo, che ti guarda in quel modo, capito? Ci vedo, personalizza, mi personalizza. Beh, Romeo. Perché ha fatto, no? Certo. In quella meraviglia di film. Bellissimo, sì. Porca favoloso. Porca Senti, miseria. Tanti complimenti per The Big Bang Theory di Per Eleonora, quella è un'altra serie spettacolare. Adesso veramente. Inizieremo l'ultima stagione. L'ultima, hanno deciso, La tredicesima. Tredicesima. Attenzione. La tredicesima. Questa l'avresti rifatta, Ehi, non mi hai dato la tredicesima. Esatto. Che ci sono delle parole bruttissime. Esatto. L'altro giorno, allerta questa è bruttissima. Questa mi è nuova, l'hai detto? Sì, ero detto. Allerta. Dire. Allerta, è non chiuso. allerta. È come svelto. Vabbè, ragazzi, io nella mia ignoranza, quando ho scoperto Scheletro... L'ho detto oggi. Quando io non lo sapevo. Il teschio? Il teschio è ancora peggio. Tutte le ossa sono tutte aperte, abbiamo capito questo. Beh. Il teschio, lo scheletro. Sì, lo scheletro. E ho dovuto dire bistecca. Perché la bistecca è chiusa, sì, la sapevi? Sì, non è bistecca, sì. Noi diciamo la bistecca, invece la bistecca. Vabbè, l'italiano questo sconosciuto, ogni tanto però devo dire che mi fermo e dico, ma come si dice sta parola? Sì, perché esatto, è vero. Ci aiutano vero, tutti quante i dizionari, volte, a voglia. Quante volte, ma quante sì, volte. Perché poi l'italiano è una lingua così ampia, ma che anche si scambia, no? È mutevole, non è una lingua ferma e fissa, quindi molte volte io svelto non ci riesco, no, io centro non ci riesco, vado centro, al centro. Centro di solito facciamo tutti un po' i vaghi, arrivo quella via di mezzo, arrivo. Che poi non è mai una via di mezzo, certo. In realtà dici centro, però dici no vabbè l'ho fatta un po', no hai detto centro. Hai detto centro, Esatto. Ma perché... Arrivo in centro in 30 minuti. No. A proposito di pronunce, parliamo di quel momento del gelo quando tu giri la pagina del copione e leggi, mi capita spessissimo in una serie diciamo poliziesca che è NCIS, dove il mio personaggio, sai quelli, gli analisti che stanno nella base operativa e quindi dicono agli agenti sul campo quello che devono fare, dove devono andare, e soprattutto presentano i terroristi. Sì. Vabbè, un po' come SIL. Quel momento di panico. Il momento di panico in cui tu vuoi fare la tranquilla, ti giri verso il direttore e dici questo come si legge? Once again, when away. No, il momento in cui chiedi la pronuncia del nome più lungo, no, e poi morire. Storto che puoi dire. O e quando poi ne hai 35 uno dietro l'altro. Certo. La signora Sgarghezza e il signor Sgolò. I miei personaggi sempre. Esatto. No, poi in SEAL Team tu veramente c'hai delle cose arabe, medio orientali. Hai capito? Sì, no, vabbè. I nomi brutti in SEAL Team li dice tutti lei, li noi dico facciamo tutti le parti facili. Sì, infatti, dai, noi facciamo le parti facili, veramente. Sì, sì. 21 e 23 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Alessia Mendola e Leonora Reti. Ci sono tanti amici che ci stanno scrivendo, una marea di WhatsApp che sono in attesa. Questo lo faccio vedere perché è molto bello. Marianna, che stasera non ci può vedere, che ci manda questo tramonto da Palermo. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Bellissimo, che meraviglia. Ci piace veramente tanto. Mandateci top. I vostri contro
altro selfie al 328-7948-796 e nei buchi, perché stasera chiacchieramo, stasera siamo partiti bene, siamo partiti benissimo, nei buchi riusciremo a mettere qualche cosa. Ma adesso io voglio iniziare a conoscere le nostre amiche anche dal punto di vista musicale, perché questa è una trasmissione con base musicale e quindi ci piace sapere da che cosa ci avete portato, scoprire che avete portato. Chi comincia? Dai, comincio io. Cominci tu? Vai. Ele, quale carico? La 5. La 5. E raccontami perché la 5. Allora, la 5 perché io, ovviamente sì, li conoscevo, ma non bene. Me l'ha fatti scoprire il mio compagno 8 anni fa, quando ci siamo fidanzati, messi insieme. Ho scoperto ovviamente un mondo, perché... Lo posso dire chi sono? Certo. I Beatles. Mondo variegato, di tutte le sfaccettature possibili. Ma la cosa pazzesca di questo gruppo è che sono, tra virgolette, vecchi, ma sono di un'attualità pazzesca. Ho scoperto veramente un mondo. Questo pezzo lo trovo fantastico e sentiamolo. E sentiamolo, e allora ce lo buttiamo immediatamente in radio. Ricordo che in radio sentite la musica pulita, qui su Facebook la sporchiamo per ovvi motivi di diritti. Che cosa ci hai portato? Un pezzo che arriva dal 1967. 67. Questo è già il periodo un po' più psichedelico dei Beatles. Sì, già sì. Hanno fatto la cosa col sitar, sono andati a fare meditazioni, eccetera, eccetera. E tornando hanno tirato fuori questo pezzo veramente straordinario. Primo pezzo di Eleonora Reti, a dopo cena con i Beatles, con Lucy in the Sky with Diamonds. Evviva! Siamo solo per voi di Facebook in questo momento. Siamo qui. Perché vi ricordo che su, invece, se volete ascoltare le canzoni che hanno portato Eleonora e Alessia, dovete andare sulla app. Allora, fatemi vedere, perché ci sono tante domande, veramente tante. C'era una domanda che avevo visto, che era, chissà dov'è, è sparita, ovviamente. Ah, eccola qua. Volevo fare, ci dice Angelo, i complimenti alle due giovani e brevissime doppiatrici. Volevo chiedere ad Amendola come mai il padre, Claudio, attore davvero bravo, non ha mai tentato la via del leggio nonostante avesse una bella voce. Ha sempre detto di non sentirsela. Secondo me, sai, da nipote forse è meno pesante, tra virgolette, nel mio caso, no? La grandezza di un predecessore come è stato Ferruccio. Forse... Che è? No, niente. Forse per mio padre, non lo so, forse non se la sentiva dopo suo papà di intraprendere questa strada. Quando era molto giovane qualcosina ha fatto, però poi è anche vero che la sua carriera è andata in maniera talmente... Forse non ha avuto neanche tempo, no? Talmente poi, poi è decollata, quindi se vogliamo... movimento, ha girato come era dannato, tutto. Tra l'altro mi ha raccontato, forse un annetto fa, gli era stato proposto sempre sull'animazione un ruolo. Non mi ricordo quale fosse il film, però era una cosa, come dicevo prima, l'animazione è difficilissima, soprattutto tecnicamente, nei cambi, nella rapidità. Gli era stato proposto un ruolo. Lui andò a fare questa sorta di provino, di ascolto voce, guardò la scena più volte e poi mi ha raccontato il direttore che ha detto: benissimo signori, io non sono in grado, vi ringrazio ma vado. Cioè, a me piace molto questa cosa. Davvero? Non me l'avevi mai raccontata questa cosa. Mi piace molto, proprio tanto. Però anche un po' cosa. Chapeau. Porca miseria, perché... di cappellone enorme. Capisci? Perché poi invece abbiamo altre persone che si buttano. Dai, non che... ne parliamo. Tanto ce lo chiederanno, però insomma può succedere. Io ripeto sempre, sono tutte operazioni commerciali, quindi è giusto che ognuno faccia la sua operazione commerciale senza andarla a criticare troppo. Però sono le nostre orecchie, poi i risultati ci sono, poverine. Sì, infatti, sì, sono le nostre orecchie, sì, che è poi la nostra magari... bile, insomma. Allora, c'ho qualche altro WhatsApp. Paolo da Omegna, Lago d'Orta, Piemonte. Lo devo leggere tutte le volte perché mi dimentico. E questo è Paolo, scapigliatissimo, che ci ha mandato il suo anche WhatsApp. Anche pigiamatissimo. Bravo, ci piace, ci piace. Così a quest'ora, ragazzi. Un dopo cena lo organizzerò in pigiama e sappiate che prima o poi, guarda, lo dirò per qualcuno. Ci trovi pronte, perché devi sapere che noi questa sera ci vedi qua, truccate, molto sprint. Di solito, avendo i bambini, noi a quest'ora, verso quest'ora le 9, stiamo con la ninna nanna con la bolla. Con la ninna nanna, vera. Torniamo in diretta anche sulla radio e questo era il primo pezzo di Eleonora. Lucy in the Sky with Diamonds, Beatles, in diretta su Radio Cigliano. Primo pezzo portato alle vostre orecchie da Eleonora Reti. Le stiamo iniziando a scoprire, a conoscere, sempre qui a Dopo Cena Con, sempre su Radio Cigliano. Vi ricordo sempre di condividere sulla vostra pagina Facebook, se volete ovviamente, se questa trasmissione vi piace, il video che state guardando, per renderlo pubblico in maniera che ci sia più gente che ci ascolta. Ci piace che ci sia un ascolto sempre maggiore. Vediamo un altro
nel frattempo noi stiamo anche mandando per chi è in radio in questo momento i WhatsApp, e ci sono Ricky e Lumière che ci scrivono da Verona, e questi Lumière è il micio. I mici rosci sono i più belli. Voi come siete me. Con gli animali, con gli animali domestici? Animalare da casa? Vere? Salvo le formiche, quindi a me non me lo chiedere, ho due gatti, ma ho avuto qualunque cosa. Sì, quindi è necessario, è fondamentale. Assolutamente. È fondamentale. Sì. Ale? Io ho due cani, ho avuto i cani sempre, adesso ho due paciocconi, uno è Pippo e l'altra è Nina, ho sempre avuto i cani con me, perché già mia madre, mio padre, mio nonno, insomma è sempre stata una cosa che ci ha accompagnato e ci sono sempre, ce li avremo sempre. Sempre. È così. Allora, c'è una foto sul mondo dei doppiatori di tua nonna Rita. Nel 1970 già era un gigante e te sui suoi passi, ci dice Michele. No, sui suoi passi, ragazzi. Ciao Ritona. Ciao Rita. Rita, ci secondo me è ineguagliabile. Sì, manca molto, ha fatto la sua scelta, comprensibile, insomma, dopo una lunghissima carriera. Beh, vabbè, le cose giusto. Sono cambiate, non lavora più. Sono cambiate le cose, che ne dite voi? Avete visto un cambiamento? Perché poi i cambiamenti ci sono sempre stati. Io mi ricordo, sono un pochino più anziano di voi, mi ricordo la pellicola, mi ricordo quando si incideva su piste discrete, sul magnetico, e poi è arrivata l'elettronica, piano piano l'elettronica è andata avanti, e poi è cambiato proprio la maniera di doppiaggio. Io sempre dico che se adesso Gualtiero De Angelis arrivasse a fare un turno, probabilmente si troverebbe... Sì, gli prenderebbe un colpo, ed era il quartiere De Angelis. Ma soprattutto guarderebbe il piano di lavorazione, penserebbe che ci sia un errore, direbbe no, vabbè, sì, ma sì, questa roba fa quattro turni, devo tornare quattro volte per fare sta cosa. Ecco, secondo me il grosso cambiamento, oltre alle agevolazioni date dalla tecnologia, è proprio la quantità di lavoro nello stesso numero di ore che si va a svolgere. Io mi ritrovo spesso alla fine del turno che mi sento finita, senza più forze, senza capacità di concentrazione, no, perché sono troppe le scene, certo, che facciamo nelle tre ore di turno. Certo. Secondo me è la quantità. Alle 6 del pomeriggio non sai più che stai a D. Sì, spesso e volentieri. Succede. Troppe scene, troppi anelli. Quindi questa secondo voi è la cosa che c'è? Buttiamo troppa carne al fuoco tutta quanta insieme quando dovremmo avere il tempo forse di calarci meglio in ognuna delle scene che facciamo. Ma che scherzi, ma certo. Guardiamo una volta e poi si incide e si fa, poi si rifà e ok. Certo. Però siamo ormai abituati a un'immediatezza che sicuramente è una grande ginnastica mentale, però appunto tu mi insegni, dimmi se sbaglio, che questa enorme quantità di lavoro che facciamo nelle solite tre ore di un turno è troppa, ragazzi. Sì, noi facciamo, tanta, 40 tanta. Scene, quante? Dipende. Se poi le scene sono anche veloci, perché poi avete visto ultimamente è cambiata anche proprio il tessuto di quello che noi doppiamo. Prima c'erano tempi, non si accavallavano mai, ti ricordi? Le scene erano molto lunghe. Adesso se la scena è più lunga di quel minuto e mezzo, due minuti, è strano, è difficile trovarle. Troviamo tutte... È come se fossero dei mini racconti uno dietro l'altro, certo, no? Certo. Costruite in questa maniera. Quindi noi molte volte, poi l'attore che ha recitato, dico sempre io perché poi sembra strano, però è vero, l'attore che ha fatto quella scena quel giorno, capito? Quel noi corpo. Veniamo da... Noi facciamo quattro scene, cinque certo. scene, otto scene, dieci scene con mood diversi, con le colonne separate che non aiutano, perché certo. quando stiamo insieme, per esempio, noi Seal Team è una serie che facciamo spesso insieme, una delle poche poi tra l'altro, pochissime, no? Sì, pochissime. E ci si riposa, si ascolta l'altro tra un momento e l'altro, ci torni insieme io e te. A me ecco, mi pare ascoltare vero ascoltare il collega quando sei al turno è fondamentale. Questo dico ma tu io. Accendi la televisione e la colonna separata la senti. Quando metti una serie, la senti. Senti quella solitudine, tu la dici. Lo senti, quel muro sul quale tu parli. Poi per carità, siamo tutti bravi, quindi poi alla fine probabilmente la sentiamo più noi, no? Di che quanto siamo, si possa sentire in onda, che sì. siamo dentro. Però le robe fatte insieme è tutta un'altra musica, ragazzi. Cioè ti rispondi, no? Ti rispondi, ti ascolti, ti senti. Ti intoni. Sì. Tintoni. Sì. E a proposito di giornataccia, c'è Paola da Crema che dice che ci ha avuto va? Una giornata
bella piena. Piena, una giornata piena che non sembra perché guarda tanto. Stavo dicendo questo, guarda che ti sei messa rossetto, va. Beh, sì, è possibile, dai. Una sistemata magari sarebbe data. Però insomma, fa pure freddo perché vediamo una sciarpona, però è bello perché dice il capello sistemato, è carino, è molto carina. E dice dopo una giornata di lavoro è bello stare insieme a voi, ci fate compagnia. Che bello, ci fa piacere. Contenti, grazie Paola. Grazie veramente Paola. Sempre 328 7948 796 è il WhatsApp. E allora iniziamo subito con Ignazio che ha preparato il suo primo collage, quello che manda sempre, che ci manda sempre a tutte quante le trasmissioni. Guardate che bello, questo è il collage dedicato a Alessia. Oh, Alessia quando aveva 18 anni. Tra un po' tocca a te, eh. Sì, arriva pure il tuo. Non ti preoccupare, arriva pure il tuo. E abbiamo Michelle Rodriguez di Nemesis, Merritt Weaver di The Walking Dead, Mary Elizabeth Winstead. Io con i nomi abbiate pazienza. Guarda, eh? Io preferisco male che i nomi dei ruoli perché mi dici i nomi delle attrici. No, però Final Destination 3, ti dico anche le vedo titoli, perfetto. Gli Incredibili, ovviamente. Eccola, poi abbiamo The World, il reparto, questa Danielle Panabaker. Oh, quello l'ho fatto pure io. L'ho fatto pure io quel film, me lo ricordo. Orange is the New Black. Non c'è una donna a Roma che non abbia fatto Orange is the New credo, Black. Sono 100. Abbiamo tutte in personaggio. Tutte quante. E poi ci sta Tina Maiorino di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, questo lo voglio dire. Quella è stata l'ultima lavorazione che ho fatto con mio nonno. Dirigeva lui ed era quella Alice là. Sì, vedi, non l'avrei mai detto perché è una cosa vecchissima. Ma lei l'ha fatta, non me lo ricordavo neanche. Ma era una cosa vecchissima per la televisione. Io me l'ero preparata questa domanda. Domanda un po' per dopo, però dai, famola subito. Diretta da tuo nonno, lavorare con tuo nonno anche al Leggio, perché ci hai lavorato anche al Leggio con tuo nonno, com'è stato? Poi a me dice nonno, a me io divento matto perché per me è Ferruccio, capito? Certo, però certo. È vero, è nonno, non possiamo non ci sono cazzi. Com'era? Raccontaci. Io non vi racconto che tirava una bella aria in sala perché vi direi una gran cavolata. C'era, ragazzi, una roba che noi adesso non viviamo più. Regnava un silenzio e un clima di, non voglio dire di terrore, ma di concentrazione, di rispetto tale. Non volava una mosca, ragazzi. Si lavorava, si stava solo sulla scena, lui diceva poche cose inerenti alla lavorazione. Non era complimentoso per niente, ti parlo di me, poi io non lo so come fosse chissà con gli magari altri. Con gli altri era diverso, eh. Non era complimentoso, era duro, non era semplice, però c'era. Stava là e tu lo sentivi che non te mollava mai. È perché lui, io me lo ricordo, lui veramente non mollava mai. Lui stava sul pezzo dalle 9 a mezzogiorno, sempre, cioè non è che si distraeva o altro, stava lì sul pezzo con una competenza strepitosa. Io tuo nonno l'ho conosciuto veramente poco perché eravamo in due parrocchie diverse. Certo, all'epoca. Certo. Io stavo in SAS e lui stava alla Sefi. Ma quindi hai lavorato? Ci ho lavorato una volta sola, pensa. Una sola volta ci ho lavorato per una cosa perché mi prestarono, non mi ricordo manco per cosa, per una cosa, perché poi sono uscito dalla cooperativa molti anni dopo che il nonno se n'è andato, ma ci ho lavorato una volta sola, ma poi mi ricordo che chiacchieravamo nei salotti perché poi là si incrociavano, ci si incontrava quando anche società che diverse che però lavoravano nello stesso stabilimento, ed era non lo so, io l'ho sempre visto come un monumento, non so come spiegartelo. Così. Poi monumento umano, perché non era un monumento di pietra, capito? Era alla mano, sì, senza dubbio. Però sul lavoro lo era meno alla mano sul lavoro di quanto poi lo fosse nella vita. Io mi ricordo grosse risate in famiglia, cose, raccontava aneddoti, tutto a posto. Però sul lavoro io mi ricordo c'avevo un'ansia pazzesca, ve lo dico sinceramente, ero molto agitata e poi sai, ero piccoletta, quindi era pure difficile mantenere quel rigore, se vogliamo, no? Però te veniva automatico perché te giravi e vedevi un po' questa serietà totale. La pietra. Vedevi la pietra, è vero. Senti, Eleonora dice, Matteo da Napoli, che dovresti sapere chi sta impersonando in questo momento. Cioè? È partita la linea piatta. Dovresti sapere più o meno chi può essere. Aspetta che vado a vedermi il WhatsApp. Ma è... No, lui è Matteo da Napoli, però si è travestito. Ok,
e dice dovresti sapere più o meno da è chi Daredevil, guarda che... se faccio un figurone Adesso ce lo dici, commentacelo su WhatsApp. E comunque ringraziamo sempre per il 328 per il messaggio WhatsApp al 328 79 48 796, un altro WhatsApp e poi direi che andiamo col primo pezzo di Alessia, quindi preparatelo Ale. Sì. Luigi da Trani che ci manda sempre col dito così e a noi ci piace perché vuol dire ok, dai, ci stiamo, okay, yeah, alla grande. Grazie Luigi, grazie di essere con noi, grazie del messaggio che ci hai mandato. Ale, qual è il tuo primo pezzo? Allora, il mio primo pezzo, andiamo molto indietro nel tempo e l'ho scelto proprio perché mi ricorda un'estate di estrema bellissima spensieratezza in bicicletta al mare, bicicletta, pattini, sei proprio... mi pare avessi tra gli 11 e i 12 anni, quindi è un ricordo bellissimo. Poi l'estate è sempre un momento, non lo so, speciale, diverso, soprattutto quando hai quell'età. Le prime volte mi ricordo che uscivo da sola, andavo a comprare le mie cosette dal giornalaio, la libreria, andavo al mare da sola, mi sentivo una figlia libera, mi sentivo un adulto, eccetera. Invece ero una ragazzina, i primissimi amori estivi, le cose, vabbè, con degli amici del cuore dell'epoca, e la canzone lo posso dire? Dimmela. Non me lo ricordo l'anno, forse non lo voglio neanche sapere. Appunto, ho detto 11 anni, sì, 1995, la canzone Lemon Tree, penso che non la sentite tutti da un po' di tempo, perché poi, voglio dire, è passata totalmente nel dimenticatoio, non che fosse sto gran capolavoro, no, però no, su Run Power la passano sempre, porca miseria, certo. Sì. Ma anche su Radio Cigliano passa, attenzione, sì. Ah, sì, passa anche su Radio Cigliano, quindi ti piace? È una di quelle che mi piace tanto, a me. La spensieratezza, sì. Secondo me è questo, sì. Vero? È proprio la spensieratezza, non voglio pensare a niente, ma voglio essere felice. Esatto, è un era questo. Proprio quello che succedeva quell'estate. Quindi immaginiamoci là. Alessia su una bicicletta che conquista la sua mamma prima mia libertà e che va. Vale. Poracci chi incontrava? No, non mi immaginassi su una bicicletta. Non la immaginiamo sulle due ruote in generale, perché è un pericolo pubblico già sulle quattro. E cosa ascoltava? Ascoltava i Fool's Garden con Lemon Tree, che ci ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano. Bello. Lo so, ma questa è allegria. Queste allegria, queste sono le canzoni che quando tu le senti dici vabbè, sto allegro, ma mi mette allegria. Poi è semplice, non c'è chissà cosa, ma c'è tutto, non lo so, le strofe mi piacciono, il ritornello. Poi non so, le strofe io le trovo anche un po' malinconiche in realtà, ma forse perché quello è un po' nel mio carattere, esatto. Stai sempre lì col teschio in mano. Con sta crozza, con sta teschio, crozza, le teschio. Senti un po', Giuseppe da Napoli dice: Alessia, ti ho apprezzata soprattutto nella serie Zoe 101, dove doppiavi la sorella di Britney Spears, e nel film di Lindsay Lohan, Just My Luck. Cosa ricordi di loro? Eleonora, grazie della risposta di ieri, mi spiace che Aurora del Segreto sia stata davvero limitata, era un personaggio di bellissime prospettive, almeno per me, si dice sempre Giuseppe. Grazie Giuseppe, sì, è vero. Che ti ricordi di Zoe 101? Io mi ricordo il cinefonico. Come no? Il cinefono. Scusate, grosso errore, sì, io mi ricordo Zoe 101 fatto lì con prima Gianni Bersanetti, poi Novella, Marcucci, entrambi, non mi ricordo bene, anche lì ragazzi mi tirate fuori queste cose del passato, cioè mi fa male il cuore perché sono passati tanti anni. E anche lì c'erano già le colonne separate, però ogni tanto eravamo tutte ragazzine, perché era una serie per teenager, forse anche meno dei tutte teenager. Tutte giovani. Eravamo sì. Tutte, già sai, le colonne gruppetto. C'erano, me la ricordo perfettamente. C'erano un personaggetto. Già le colonne. Sì, c'erano già, però ogni tanto c'erano anche i turni a due. E quindi si stava insieme, si chiacchierava tantissimo. E mi ricordo questo vizio che avevamo tutte, ti ricordi? Talmente era la contentezza di incontrarci che parlavamo a bassissima voce anche durante le incisioni. Se incazzavano. Sì. E noi convinte di non essere sentite. Certo. Che va bene se state in un centro commerciale nella scena, ma se stanno a letto i due protagonisti, ti amo anch'io. E noi sotto un continuo. Ma senti, domani sera ci vediamo. Sì, così. Ci avevamo veramente una faccia bello, tosta, però, incredibile. Bello, però, bello. Ti ricordi? Ma come no? Ma là? Me li ricordo, sì. Che poi io, essendo un po' il primo della classe, un po' rompicazzo, diciamo la verità, quando c'erano le cose io... Zitta, scusate. Rompevo le palle da morire. Mentre no, invece è bello perché però, sì, giustamente, però è bello anche questo, perché è bello fare questo lavoro, farlo seriamente, però poi non dimenticarci mai chi siamo, dove siamo, cosa facciamo. E
è bello anche quando ci sono dei momenti di commozione all'interno della sala, perché è successo qualcosa, perché c'è qualche motivo. Ma perché che succede, ci porta, sempre qualcosa. Succede sempre qualcosa. Ci portiamo la vita, poi siamo bravi a tenerla fuori nel momento in cui incidiamo. Siamo fin però, troppo bravi. Torno in diretta con la radio anche. Ricordatevi che lì sentite le canzoni pulite. Fools Garden Gordon, la rifaccio. Perché no, era cioccolata? Una pippa nera proprio. Fools Garden Lemon Tree è il primo pezzo che Alessia ha portato alla vostra attenzione. Siete su Radio Cigliano 21:43 all'ascolto di, e alla visione se siete su Facebook di Dopo Cena Con. Abbiamo parlato di Giuseppe e Giuseppe da Napoli ha creato questo collage che credo che sia, oddio, per voi ma anche per Ferruccio, che veramente carino, molto. Me l'aveva annunciato, molto, che avrebbe fatto una stupendo contaminazione, molto poi bello. Questi ve li mando su, bene, WhatsApp, come no, ve li mando tutti quanti, guardate che quanta bello, roba, quante bello, cose, insomma, tanta roba veramente, bella, tanta bella roba, idea veramente, grazie carino. Giuseppe, grazie sempre. 3287948796. Allora è il momento di iniziare a parlare del primo contest, perché no, ma nell'altra, nelle ultime due puntate io nascondevo una parola misteriosa nella programmazione della radio, la nascondevo così bene che non la trovavano, e quindi quando si arrivava alla diretta mi scrivevano e dicevano: guarda, io l'ho ascoltata la radio ma non l'ho trovata la tua parola misteriosa, perché era tutta nascosta. Quindi sì, effetto riuscito. Beh, ma insomma, perché serviva per la telefonata. Certo, capito? E telefonava nessuno. No, ovviamente, perché nessuno la sapeva. Allora, già con l'aiuto di Marco Guadagno la settimana scorsa, ma anche con le nostre amiche oggi, abbiamo deciso di cambiare un po' e di metterci in questo mood per la telefonata misteriosa. E sapete che Eleonora doppia questa serie, ne abbiamo già parlato, che si chiama La Casa di Carta. Allora, il primo che mi manda su WhatsApp quante stagioni sono andate in onda finora della Casa di Carta in onda in Italia, mi scrive su WhatsApp, sarà chiamato sempre su WhatsApp, quindi abbiate una buona connessione wifi internet e potrà parlare in diretta con le nostre amiche. Quante stagioni sono andate in onda in Italia della Casa di Carta? 3287948796. Già stanno arrivando, però vedete, mica è detto che sì, che vedi qualcuno sta indovinando, c'è qualche errore. Noi stiamo aspettando, no, anche perché hai fatto una domanda che sembra facile ma è difficile, poi ti spiegherò perché. Noi siamo sicuri della risposta, vero? Sì. Controllo? Controlliamo, attenzione, perché le risposte stanno arrivando forse sbagliate. Quante stagioni della Casa di Carta sono andate in onda in Italia finora? Non quelle che stanno producendo, che non abbiamo ancora doppiato, quante sono andate in onda? Scrivetelo al 3287948796. Allora, amiche mie, vedete, stanno scrivendo un po' tutti quanti, vediamo un po'. Però vedi, tutti scrivono la stessa cosa. E poi vi dirò perché. Okay. Io non leggo da qua alla fine. E allora io direi una cosa: che decreto chi è il vincitore, perché allora abbiamo preso una mezza toppa noi, forse. Dici? Sì, forse io vorrei sì controllare. Però controlliamo. Io intanto mi sono appuntato qualche cosa. Datate, siete molto più precisi di noi, forse, in questo. Ma è il momento di interpretiamo una canzone. Allora, le nostre amiche, io vi ho preparato una canzone scritta qui sul vostro foglio e vorrei che la interpretaste, ma per fare la cosa un po' più difficile, e loro ancora non lo sanno, io ho chiesto a voi sulla pagina Instagram di Radio Cigliano di dirmi come dovevano, con che mood dovevano recitare questa canzone. Allora, per quanto riguarda Alessia, parti tu, d'accordo? Io ve la faccio sentire, la canzone che ho scelto per Alessia. È una canzone del 1967, se non mi ricordo male. Scusate, 1978, sicuramente. Tra l'altro è una canzone che fu molto contestata, perché il video, che era il video di chiusura di una trasmissione Rai, fu girato, l'artista non poteva girarlo, fu girato alla Bussola Domani e lei lo recitò e lo cantò che sembrava mezza nuda e faceva le boccacce, tirava fuori la lingua. Quello fu una prima volta in cui venne un po' blerrata con i quadri diversi, venne un po' blerrata il video, perché sembrava per i troppo osè. Allora, la canzone l'avete sentita, è quella che c'è sotto in questo momento, grandissimo pezzo di Cristiano Malgioglio,
che si chiama Ancora, 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 interpretato da Mina. Ma Alessia oggi dovrà farci la sua, non canta ovviamente, dovrà recitare la canzone. No, adesso ce la canti, grazie Alessia. Allora, io vi ho chiesto a voi su Facebook, su Instagram, scusate, canti, se la volevate, se volevate che la cantasse annoiata oppure implorante, e con una larga percentuale ha vinto implorante. Quindi devi implorare un pochino. La telecamera è quella, io posso ti tolgo. Posso anche non usarla, che un po' mi... certo, devi leggere. Sì, vabbè, no, però insomma, ecco, non... se alzi l'occhio, se butti l'occhio, la telecamera va bene, è quella. Va bene, allora, signore e signori, questa è Ancora, Ancora, Ancora di Mina, letta, recitata da Alessia Mendola con tono implorante. Se vuoi andare, ti capisco. Se mi lasci, ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora di abbracciarmi, ancora di amarmi, ancora di pigliarmi, ancora farmi morire, ancora, perché ti amo ancora, non so se l'avevi capito. Confusione è la tua mente quando ama completamente, sì, con le sue percezioni, mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora sul mio collo, ancora di restare, ancora consumarmi, ancora, perché ti amo ancora, 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 ancora. Bravissima! Una palla a piede, mamma mia. Queste sono le canzoni che cantava Mina, che implorava, diceva. Scusa Mina, scusa. Scusa veramente. Scusa. Forse Mazzoglio. La volta buona è se fa vedere, poi mandiamo a quel paese. Oh, se ti fai vedere, noi ti mandiamo. Questa in onda, è una buona ragione. Puoi mandarci il tuo controselfie al 3287948796. Ma non è finita, perché ho trovato una canzone anche per Eleonora. Una canzoncina. Una canzoncina, una roba piccola piccola, la sentiamo adesso in sottofondo. Questo è un bel brano, tra l'altro grandi cover sono state fatte di questo brano. Sì, ahimè. L'ha fatta, credo, se non mi ricordo male, Mia Martini, ma anche credo Fiorella Mannoia. E questo è un pezzo del 1982, se non mi ricordo male, di un grandissimo interprete che è Ivano Fossati. E la canzone, la state sentendo in sottofondo, è la musica che gira intorno. Io ho chiesto qual è il mood, e il mood ho scelto, visto il tema, un mood o femminista o maschilista. Adesso dovrai capire te come farla, perché ha vinto il mood maschilista. Te pare. Ma con grande scarto, stiamo parlando tipo del 67%, ha votato che tu la facessi con mood maschilista. Vi ringrazio, per degli amici. Quindi la telecamera è sempre quella anche per te, lo so che imbarazza un pochino. Noi togliamo Ivano Fossati e ripartiamo con la basetta. Questa è Eleonora Reti che canta la musica che gira intorno, che scusate, recita la musica che gira intorno di Ivano Fossati con mood maschilista. Per niente facili, uomini così poco allineati. Li puoi chiamare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco allineati. Li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati. Sarà possibile incontrarli in aereo. Avranno mani e avranno la faccia di chi non fa niente sul serio. Perché l'America, così come Roma, gli fa paura. Il Medio Oriente, che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Brava, bravissima. Brava, questa è stata una bella prova, perché ti ho messa un po' di femminista o maschilista, non si sa. Come fai? Come fai? Bravi, vi è piaciuto? Commentatelo sulla chat di Facebook al 3287948796. Noi dobbiamo dirimere un problema adesso, perché qua ci dicono che La Casa di Carta è andata in onda in una stagione, qualcuno ci dice. Alcuni ci dicono che è due stagioni accorpate, alcuni ci dicono due stagioni divise. Allora, in realtà hanno ragione tutti, perché
perché per noi ne abbiamo fatta una, sì. In realtà su Netflix è passata come se fossero due, cioè l'hanno divise, diciamo, in due stagioni. Quindi diciamo che la percezione che abbiamo noi però è quella della doppia stagione, di due stagioni. Noi l'abbiamo fatta come se fosse una noi, sì, unica. Però i nostri amici però che ci stanno ascoltando, in effetti, infatti ci ho pensato dopo quando ho letto le diverse risposte, che in effetti hanno ragione loro da casa, perché loro l'hanno vista come se fossero due. E allora io sto chiamando in questo momento, fatemelo trovare perché non è facile, vediamo se lo trovo. Sto chiamando Vittorio da Rimini, che ha risposto e ha detto per primo che erano due stagioni. Io lo sto chiamando in questo momento sul suo WhatsApp. Vediamo se ci riesco, perché pare facile, ma facile non è. Pare facile, ma facile non è. Vittorio, se ci rispondi, noi ti mandiamo in onda. Vittorio, buonasera, come stai? Benissimo, benissimo, felicissimo. Ciao, ciao Vittorio, felici anche noi. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, buonasera a voi. Grazie. Allora, senti, ti è piaciuto come hanno interpretato le loro canzoni, le nostre amiche? Ho trovato, mi sono tenuto la pancia alle risate per l'interpretazione di Alessia Mendola. È stata fantastica, è stata veramente grazie. Fantastica. Evviva! E quella di Eleonora Reti è stata più difficile, come avete detto anche voi. Beh, sicuramente gliel'ho fatta difficile, anche la femminista l'avrebbe fatta in quel modo. E dici, chissà, chissà. Chissà, forse può essere, sì, può essere. Allora, perché erano comunque sia il maschilista che la femminista, forse sarebbe stata più agguerrita. Secondo me maschilista sì. È un po' più posata, un l'ho po' più calma. L'ho pensata così, come l'hai pensata in questa effetti, maniera. Sì. Hai Alessia Mendola e Eleonora Reti qui per te, che cosa gli vuoi chiedere? In realtà mi cogliete impreparato, perché non immaginavo di essere più veloce. Semplicemente no, dirvi che sono emozionatissimo, quindi ma non ho dai, domande. Siamo più emozionati, non è da porre. Vai. Sono veramente, no, sono. Va bene, allora te la poniamo noi. Gli abbiamo asciugato un po' la lingua. Sì, gli sì. Abbiamo asciugato la lingua. Dai, no, ti poniamo noi una domanda. Segui sempre, spesso Radio Cigliano, sei un ascoltatore abituale? Io più o meno tutte le settimane, nel senso, se ho. Siccome lavoro su turni, okay. Come noi lavoro, hai turno la sera, come noi. Sanitario. Ok. Faccio dei turni, quindi quando posso, sei mi qua. Attacco. Tra l'altro lo vediamo Matteo, eccolo, ti vediamo in questo momento in onda con l'orologio famoso che esatto, tu bravissimo. Che sono ti metti davanti della settimana scorsa, che con l'orologio esatto, quindi l'ho potuto rifare apposta anche questa settimana. È un rito grandissimo. sì ormai sì bene. Allora Vittorio, noi ti ringraziamo per il tuo per essere con noi sempre, per seguire Radio Cigliano. Grazie veramente per la partecipazione, che oltre ai contro selfie, ma anche con tutte le chat e le domande che fai e fate tutti quanti per noi, continua a seguirci, mi raccomando, perché noi siamo sempre qui tutti i giovedì, sempre in diretta. Ciao, un bacio grazie. Ciao, grazie. E allora, questa è la maniera per essere un po' social, per chiacchierare insieme e cazzeggiare bello. Insieme. 21:56 esatto. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Alessia Mendola e Eleonora Reti. Io te lo posso dire? C'hai uno dei nomi più difficili da dire del mondo. Che miseria, lo so. Ma quanto lo scivolerei se lo dovessi dire al microfono? Ma non vai capire quando faccio i provini. Niente, già l'ho perso in partenza. Raccontala sta che cosa. Che già voice test, che sembra una cazzata, però con qua velocità. Voice test for batte la pesca e rorority. Niente, ciao, arrivederci, avanti in altra. Sì, sì. Dai, ho perso il provino. Io qua c'ho dei problemoni enormi, cioè? Che voi non potete immaginare. Come ti aiutiamo? Eccolo. No, volevo darti il primo piano, Ele, invece non c'ero riuscito prima, avevo messo un video nero. Ma insomma, adesso te l'ho potuto mettere. Evviva. Grazie. No, risolvo tutto io. Stasera c'ho Facebook che si rifiuta, non lo so perché. O vabbè, forse peggio so io, per lui. So io che premo male i pulsanti. Allora, Ele, secondo pezzo musicale, che cosa facciamo? Cosa proponiamo alle orecchie dei nostri amici? Attention please. Allora, vai con la traccia numero 2. La traccia numero 2. Ammazza, che cosa hai tirato giù. Vabbè, perché? Ragazzi. Perché? Voglio sapere perché l'hai portata. Perché Michelone, ragazzi. Cioè, ma Michael Jackson, ma che te devo dire? Ha segnato qualunque tappa della mia vita. Questa canzone nello specifico la amo, perché da ragazzine
con le mie amiche, ci mettevamo in cameretta, mi vergogno un po' a dirlo. L'hanno fatto tutti, Ele. Ci travestivamo da lui e tentavamo in vanissimo di fare quelle coreografie, quelle robe assurde, stavamo con le lacrime agli occhi ovviamente, quindi mi ricorda tutto il bello di quel periodo là, dell'adolescenza, delle cazzone che sono in noi, capito? Quelle che però vi fanno tanto allegre, perché poi alla fine ci sono quelli musoni, invece è bello essere sempre... Non ci prendiamo sul serio, no. Questo è vero. No. Bene, sì. No, e questo ci piace questo molto. Ed è giustissimo. E quando la becco alla radio, niente, penso che le persone intorno dicono, ma chi è sta pazza? Oh, ma in macchina che fai? In macchina alzo a cannone... E proprio strillo, mi di meno, ballo, una pazza, un pezzo eccola. Strepitoso. Eccola che parte. Mamma mia, che solo bello. L'attacco de... un attacco strepitoso, veramente eccezionale. Vi portiamo nel 1991 con il grande re del pop, questo è Black or White, secondo pezzo di Eleonora Reti, in diretta su Radio Gigliano. Mamma mia, che ma che cos'è sto pezzo? No, vabbè, è strepitoso. Questa, si può ballare sulle sedie se vuoi, eh? Sentite un po', voi siete discotecare? Lo eravamo, ahimè. uno discotecaro resta discotecaro anche quando poi la vita non permette più di andare vorremmo in discoteca. Vorremmo ancora esserlo, Ale. Quindi a ballare come era pazze. Era bellissimo, sì. E soprattutto a che ora uscivamo? Cioè, noi entravamo nel locale a luna, ok? Sì. Cioè, adesso a luna è l'ora più vicina alla sveglia, no? Esatto. Noi entravamo nel locale mezzanotte e mezza luna. Sì. Dio, che bello. Era bello. Era bellissimo. Era bello. Allora, tra l'altro, il vostro rapporto con la musica com'è? Nel senso, che cos'è la musica per voi? È una parte della vita, una cosa irrinunciabile, una cosa di cui non ve ne frega niente? Come funziona? È parte integrante per quanto mi riguarda, ma conoscendo Ale anche per lei, cioè fa parte, cioè proprio si sveglia con me, perché entro in macchina, la prima cosa che faccio è accendo la radio ed è l'ultima quando vado a casa, e quindi accompagna nel bene o nel male, mi fa ridere, mi fa piangere. Mi riporta a galla, ricordi. Perché succede questa cosa, vero? Che parte un pezzo, no, e senti dei profumi, vedi delle immagini. Vedi le persone che magari non vedi più da secoli, ma ti ricordi quella scena, è una di cosa quel pazzesca. Momento. Ha questo potere gigante. Per quanto... Che bello, che bello. Cioè, ti risenti la morsa allo stomaco. È bello. Ti risenti la farfalla se ti ricorda un primo amore o una cosa. È vero, il profumo di quella persona o di quella cosa, di quell'evento. È una bomba. Atomica veramente. E selezionare 5 brani soltanto da portare stasera. Io sono stasera. Diventata scema. Ale, hai visto quanto ci abbiamo messo a mandare? Sì, sì, una vita, no, non me le mandavano mai queste canzoni. No, ma dopodiché ho detto, che cazzo, perché gli dovevo mandare pure quella? No, però se l'avevo quella non potevo mettere quell'altra. Sono diventata scema. E infatti mi è rimasto un cruccio enorme, ce ne sono un paio che non ti ho messo, che ne stanno qua. Che erano da portare assolutamente. Sì. Erano quelle che la prossima volta. La prossima volta, perché qua tornano, perché già me hanno detto ancora prima di cominciare. Perché è bello e chiacchieriamo bene. Quindi, insomma, musica. Quando devi portare una musica che ti qualifica, che dice qualcosa di te, è difficile fare una selezione. Difficilissimo. Proprio. Torniamo in diretta anche sulla radio. Black or White, Michael Jackson in diretta su Radio Cigliano, è il secondo pezzo che porta alla vostra attenzione. Niente, oggi scivola anche Buongiorno. Meno male. Non sarai scivolato tutto il giorno conoscendoti, adesso esatto. Ti sei rilassato e scivoli. Perché sì, Alessio... perché poi noi facciamo sta cosa, no? Noi andiamo e siamo precisi, tutto, non scivoliamo, cerchiamo di essere... Però poi come esci? No, non hai capito, quando tu vieni a casa, gli dico una cosa a mio marito, mi dice, che hai detto? Scusa. Ma che lavoro fai? Ma te pagano? Perché non ho capito la parola. Sentite un po', ma noi che facciamo questo lavoro che è fatto di parola, che è fatto di chiacchiera, che è fatto di emozioni, di sentimenti e di quant'altro, e il silenzio è importante una volta che si stacca dal lavoro, secondo voi? Ce lo diciamo sempre. Mazza, che domandone che c'è. Sì, questa è dura, Il silenzio è importante, sì, però se ci pensi, poi tornando anche al discorso della musica in macchina eccetera, ma sto silenzio c'è? Non c'è mai veramente in fondo, perché in macchina ascolti la radio oppure parli al telefono, auricolare e via. Oppure spesso, per esempio, mi succede, se in radio non c'è qualcosa che mi convince, mi sento la mia playlist sul cellulare con le cuffiette. Però stai zitta. Però, ascolti solo, ma... però è diverso, no? Forse sì, però secondo me il silenzio che intendevi tu è proprio un silenzio
totale, non lo so, io quando, non quando torno a casa mai. Io ho bisogno di cioè anche di le normali cose che succedono in famiglia quando torni a casa, no? Ecco, ho bisogno di un attimo di decantazione e poi dopo parti con con la vita. Io non ho tanto bisogno. Vero? Poi sai, nel nostro caso, avendo i bambini piccoli, è impossibile, forse ci manca ancora di più. Tu hai già due figlie più grandi, adolescenti, che comunque gliela puoi anche spiegare questa cosa. Noi invece torniamo a casa e c'hai la seconda giornata che inizia, quindi la valanga di mamma, 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 meraviglioso, non vedi l'ora? Però ti manca quella roba lì, i bambini che si accavallano, tuo marito ti dice duemila cose, devi fare la cena, devi fare i bagni, devi fare a cacca il pannolino e tua sorella e cosa, a me è successo quello, non lui mi ha fatto quello, gli tiri il gioco e l'occhio nero, aiutateci. Non c'è quindi, il silenzio, nel Ale, nostro c'è. Caso ci manca tantissimo, è un pochino, tantissimo è un po' necessario, è un po' necessario. Sì. Che è quello che per esempio chi fa dei lavori in cui non ha tanta chiacchiera come noi capire. Non lo può capire, non lo possono capire. Il mio compagno che ora fa il fonico ma prima faceva altro, lavorava in teatro quindi sempre nello stesso ambiente, non la capiva questa cosa, quando magari spesso gli dicevo te prego ne possiamo parlare tra mezz'ora, non ti dico tra mezz'ora, ma perché ora che fa questo lavoro lo capisce. Eh certo, perché poi stando dietro il poi fonico. Poi il fonico, ecco questo. No? Il fonico se le becca parole tutte. Amplificate, tutte. Deve stare attento a tutte, a come le diciamo, alle finali, le finali che ci ammazzano ultimamente. Ma poi noi. I nostri commenti tra l'una e l'altra, quando ci arrabbiamo per un copione che non funziona. Le nostre madonne. Esatto, sente tutto. Non solo sta le lì nostre, che ci sopporta. Quelle poi del direttore. Approfitterei, quindi. Tra l'altro, se siete d'accordo, proprio per fare un plauso, ma veramente in maniera più che sincera ai fonici di doppiaggio, ragazzi, sì. Sono i nostri mazzo, migliori amici, più importanti di noi, secondo me, perché non lo so, sono fondamentali, sì, sono bravissimi, d'accordo. Sopportano la qualunque, ci aiutano. Le nostre isterie, le cose, il direttore che hanno a fianco non sempre poi è una persona piacevole, affabile. Voglio dire, non è sempre detto, comunque insomma io lo penso sinceramente, sì. I fonici sì, sono ma poi, tutto sai, e di più. Noi lo diciamo sempre, no? Lavorare al doppiaggio è una collaborazione. Senza il fonico noi non tireremmo fuori una parola, una cosa, niente. Lo stesso e vale per senza il dialoghista non ci sarebbe il dialogo, l'assistente, il sincronizzatore, il mix. I reparti tecnici, diciamo, certo. Poi ci sono quelli artistici che hanno la loro valenza, ovviamente, certo. Però poi è anche importante ricordare tutte le persone che lavorano certo. Dietro, che non risultano, che hanno fatto la serie perché l'hanno fatta insieme a noi, l'hanno costruita insieme a noi, però poi noi diamo quel plus valore con la nostra recitazione, che grazie, è l'unica cosa però, che però emerge. Grazie alla loro collaborazione, per esempio certo. Gli assistenti sul sync sono gli occhi in più che noi non abbiamo, che due scherzi. Occhi in più che mentre tu magari abbassi i tuoi occhi per leggere quello che devi dire, anche quel nanosecondo, ci sono quegli altri due occhi che stanno fissi là e che ti dicono guarda più lunga, più corta, insomma fonici assistenti secondo me sempre da tenere in altissima considerazione. Sempre, veramente, sì. sempre. Allora, che abbiamo fatto? Un giro per uno? No, abbiamo fatto due tu, ma manca il due è di vero. Alessia, due, manca la due, seconda di due. Alessia. Che cosa ci proponi? Allora, vi propongo... È la sua ora. Dici? Sì, te la vuoi tenere in callo? Numero 5 la sua ora? No. Dopo, baby. Me la tieni in callo? Sì. Vabbè. La tengo in callo per noi. Per la serie Se conoscono appena. No. appena. Ah, scusate, io volevo fare un saluto particolare a Selvaggia Quattrini che sì, stasera avrebbe dovuto essere con noi, ma ha un periodo un po' complicato in questo momento. Purtroppo quindi magari non c'è. Rifacciamo, sì, rifacciamo sicuramente un'altra volta. Ciao Selvaggia, ciao, se ci stai guardando. Veramente. Sì, io la chiamo Selvaggiona. Bocca al lupo veramente. Sì. Bocca al lupo veramente. Sì. Ale, qual è? Numero 5. Spiegamelo. Ti spiego che questa è la canzone che ha suggellato il mio grande amore, che è il mio amore attuale, Michele. Ci siamo innamorati con questa canzone, ma soprattutto quando è nata nostra figlia, questa canzone ha avuto ancora più forza e importanza. E poi, tra l'altro, non lo so, Lucio Dalla... Lucio quanto Dalla. Manca? Quanto cavolo manca? Che fa. Cosa ha fatto? Che cosa ha scritto? Che piccola, enorme persona, quel nanetto veramente peloso. Sì, che però ha tirato non fuori so dalla dire, penna, non ha so scritto dire. Per altri, ha scritto per se stesso. Non so dire, poi veramente. Come interpretava sì. Con quella ops,
con quella semplicità, nella sua leggerezza, però scriveva cose pazzesche. E ahimè l'ho scoperto molto tardi, io lui l'ho scoperto veramente intorno ai 30 anni purtroppo. Quindi si è andata a riprendere anche il Pregresso? Certo, soprattutto sono partita da lì, e mi dispiace non averlo conosciuto prima, però forse a 20 o a 15 non lo potevi, non so, forse se neanche capire così come, tanto, come esatto, lo fai ora. Non lo so, e quindi ascoltiamoci 1980 Futura. Che pezzo. Pezzo, uno dei pezzi più belli sicuramente. Sì. Poi chi c'ha i figli, secondo me, questo pezzo lo capisce sicuramente ancora di più. Secondo pezzo di Alessia Mendola, oggi a Dopo Cena con Lucio Dalla, Futura. Chissà. Allora io ho un fruscio in cuffia, ce l'avete anche voi un fruscio in cuffia? Sì. Sì, leggero, guarda, però, sì, non dà lo so. Fastidio. Ma voi non vi preoccupate di quello che faccio, perché sto cercando di capire se... da dove nasce, perché però non dà, è leggero leggero, sì, ma no, voi sapete fastidio. Quanto io sono rompicazzo e quanto ti capisco, ti capisco, Dio. E Carlo ci sta guardando su un grosso schermo. Ci sta guardando su un grosso che bello schermo là, così grosso. Sì, perché se avete una smart TV ci potete vedere mettendo Facebook sullo smart TV. Questo non ce l'avevi detto. Ora tra una arriva? Settimana sta, è in arrivo e quindi potrei vedere Dopo Cena con anche su 60 65 60 pollici, quello che è. Grande grande Carlo, vediamo qualche Carlo. Altro qualche altro contro selfie. Allora c'è, aspettate che la metto, ma insomma Laura che ci manda, dovremmo, la conosciamo. Laura la conosciamo. Eccola. Che ci manda il, guardate, mi ha beccato allucinato da morire. No, adesso io voglio parlare con quelli che vengono sempre bene in foto, ok? Mi spiegate com'è possibile? Le ritoccano, ok? Dai, no, dai. No, le, butta, le buttano tante. Sì, ne sì, buttano esatto, tante, esatto. Cioè, assolutamente sì. Grazie Laura, vediamone qualcun altro. Allora, buonasera, questa sera mi fate compagnia mentre sono in viaggio. Guardate che bella fotografia, perché sta proprio... vede la luce in fondo al tunnel quasi. Marco che ci saluta, ciao Marco, perché ciao. Potete ascoltarci anche nella radio, non c'è quello che state ascoltando in questo momento in fuori onda, ma si potete ascoltare anche sulla radio, basta che scarichiate con questo congiuntivo che ormai è sempre più difficile, bravi voi che andate a trovare delle cose, ma trovate anche Giorgina, dei commenti. Giorgina bacini, potete scaricare l'app per iOS e Android. Cristian, un saluto a tutti, guarderò la replica su YouTube, ma così ricevo la fotografia, perché tra un po' la avremo. Stasera Orazio da Messina dice che ha convinto anche suo fratello a guardarci. Bravo. E infatti ora lo guardiamo e ti chiede qualcosa del tuo rapporto con Penny in The Big Bang Theory. Beh, Penny, sono cresciuta con lei, 13 anni, una vita vera. Penny rappresenta tutte le ragazze, la parte leggera che in ogni ragazza c'è. Ma quindi... tu sei un po' nerd? Zero. Zero proprio? Zero. E lei quindi quando hai visto quella serie tu hai detto ma che è? No, poi ho capito perché... No, ma all'inizio, il primo impatto, com'è stato? Ho detto che è sta roba, che coglioni, una serie da nerd. Poi è arrivata lei, la scema del villaggio, la vicina svampita, anche un po' troietta della situazione, che alleggeriva sti due pesanti che poi sono diventati 3, 4 eccetera, e ho detto ah vabbè, ho capito. Ho quindi, capito perché. Quindi diciamo l'hai vista, l'hai letta in quest'ottica, certo, lei sicuramente. Certo, lei è questa. Evviva, grande, grande. Allora, io e il mio cane. Allora, una domanda per Alessia. Quando hai doppiato la Lawrence e la Larson e hanno vinto l'Oscar, ti è venuta in mente di dire bella è merito mio, anche merito mio se hanno vinto? Che domanda, per carità. No, anzi ho detto che culo ad averle doppiate due attrici così brave. No, 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 ci mancherebbe altro. Ci sta seguendo. Belle, fichissime. Ci sta seguendo dalla Sardegna col suo cane Byron. Lei si chiama Gir, credo. Guardalo perché... come riccio. Non lo so riccio. Leggere. Che se vedono loci. Però grazie, bello. Bellissimo. Bello da morire. Ma tutte e due. Quanto ci piace Dolce. Veramente. Sentite un po', abbiamo un minuto e 13. Ma voi quando staccate? Mo, la domanda è quando staccate? Ma quando staccate? Ok. Ma quando staccate, quando vi prendete quella mezz'ora per voi, cos'è che vi piace fare? Qual è la cosa con la quale vi staccate veramente? A casa o fuori? Dimmelo tu. A casa mi chiudo il bagno. Col telefonino? Te credo. Col telefonino e tutto il necessaire. Sigarette, se ce l'ho, il bicchierino di vino, mi chiudo quella mezz'ora.
faccio le mie cose, mi rilasso, fumo, sto sul water, me lavo, mi strucco, mi incremo. Quello è proprio il mio momento, tutto mio a casa. E Ale? Il mio momento è la larva divano, un nuovo un tipo di larva, non so se non c'è in natura, non c'è in natura. La larva divano, io guardo trash, TV, cose di real time, cose che mi sono registrata, la mente si ferma. Nosaradan, dottor Nosaradan, la mia trasmissione preferita, Vite al limite, dottor Nosaradan. Sto lì e non penso, vanno le immagini, oppure se c'ho ancora qualche briciolo di vita leggo, che è insomma la mia, che potrebbe essere la una cosa bella. Esatto. Torniamo in diretta anche sulla radio. Questa era Futura, Lucio Dalla è il secondo pezzo che ha portato alla vostra attenzione Alessia Mendola, che insieme a Eleonora Reti, l'ho detto bene? Benissimo. Madonna mia, perfetto. Sono bravissimo. Questa è da 9 di mattina più che da, esatto, da 10 di sera. Esatto. Sono qui ospiti di Dopo Cena Con su Radio Cigliano. Vi ricordo che questa puntata la potete trovare sul canale YouTube Radio Cigliano, dove ci sono tutte le puntate di tutte le dirette che abbiamo fatto. La trovate in HD, domani alle 2 pubblicata, ma poi in perpetuo. Quindi andate lì, iscrivetevi al canale, mettete un like, perché anche lì più siamo e più ci divertiamo. Radio Cigliano, la radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Allora, io direi che è l'ora di concentrarci, signori e signore. Ale, non si fa concentrare, su. Che succede? No, è facile questa, è facile. Allora, le mie amiche mi hanno portato stasera due clip che hanno estrapolato. Ti piace? Guarda, mazza, potrei fare i dialoghi, Hanno estrapolato da un loro doppiaggio. Adesso loro lo reciteranno con fare neutro. Chi comincia delle due? Prima, chi ha cominciato con la canzone? Alessia. Quindi comincia Eleonora, comincia Ele. E lo reciteranno con fare neutro, senza stare troppo a metterci intenzioni, in maniera che sia un pochino più difficile. Devo dire che, non vi dico quale, ma sono tutte e due abbastanza semplici come clip. Devo dire che non siete state cattive. Ok. Dai. Però ve lo rendiamo un po' più cattivo e un pochino, diciamo, più piccante in questa maniera, mettendovi, facendolo in maniera neutra, quindi senza andare troppo a calcare sulle intenzioni. Voi ascoltate, individuate qual è la clip, 328 solo su WhatsApp, 328-7948-796, mandate la risposta. Mandate, scrivete il vostro nome, o Alessia o Eleonora, a seconda di chi ha interpretato la clip, e il nome del film, telefilm, di quello che sarà che hanno doppiato e che portano alla vostra attenzione. Tocca a Eleonora, che è la prima, la telecamera sai qual è, ti ridò la basetta soft. Questa è la clip misteriosa di Eleonora Reti. Questa ovviamente è quella super neutra. Quella super neutra. Mia madre si inventò un trucco. Dipinse una porta sulla parete della mia camera. Era una porta magica. Se avessi avuto paura, avrei potuto aprirla e trovare lei. Disse che avrei potuto aprirla una volta, una sola volta nella vita, quando mi sarebbe servito. Così, quando avevo paura, pensavo sempre che avrei potuto resistere un altro po', e ancora un po'. Magari il giorno dopo avrei potuto avere più paura e sentirmi più sola e doverla aprire. Io non l'ho mai fatto. Bella, bella clip intensa, sì, che abbiamo sentito. Bella clip intensa. 328-7948-796. Stanno arrivando i voti, come vedete già qualcuno potrebbe aver indovinato, ma noi vi diamo indovinato. Il tempo. Sì, qualcuno potrebbe aver indovinato, ma noi vi diamo il tempo di, perché adesso c'è la clip di Alessia. Allora io ti faccio ripartire di nuovo la basetta e questa è la clip che ha portato Alessia Mendola. È fastidioso? È irritante e maleducato? Ti darebbe fastidio se qualcuno lo facesse a te mentre lavori? Ah, ma tu non lavori, scusa. No, hipster, no. Non sei in squadra con me. Non abbiamo niente in comune. Io metto i cappelli per evitare i colpi di freddo. Tu invece per imitare i Coldplay. Ti fai i tatuaggi per far incazzare tuo padre. Mio padre non sa nemmeno di esserlo. E infine, tu credi che questo suono ti fa ordinare. Io so che questo suono fa seccare la mia vagina. E questo dice, lei questo dice. Questo diceva, esattamente questo diceva. Allora, non vogliamo
dirvi se qualcuno ha già indovinato o no, ma se vedete qua ci stanno da già dei voti che stanno arrivando. Hanno già indovinato tutti. Hanno già indovinato tutti? Sì, ho letto. Ma votate perché ci piace, sì, state, sì, ci piace, sì, che ci sia partecipazione. Stanno sul pezzo. Io direi che nel frattempo ci ascoltiamo un brano musicale, diamo il tempo a tutti quanti di votare e tocca a Eleonora. C'è sta zanzara che se la chiappo la frullo. Ele, che numero carico? Carichi, ma dove sto? Eccomi. Carichi la 3. La numero 3. Questo è un principe. Questo è un pezzo strepitoso. Vero? È un pezzo. Ma tu perché l'hai portato? Io l'ho portato. Eccola! L'ho portato perché, vabbè, a parte che amo lui, ma e amo questo pezzo, ma ha segnato proprio un cambio netto. Ho messo un periodo particolare della mia vita. Ho messo un punto, chiuso un capitolo, tentato di chiudere un capitolo, tentato di riaprirne un altro, ci sono abbastanza riuscita e ha segnato esattamente quello stacco lì. Quindi un frangiacque quasi. Quindi mi ricorda proprio quella roba lì, quindi è sempre un pugno allo stomaco. E allora speriamo che non sia un pugno allo stomaco che t'accascia adesso, perché il pezzo è veramente strepitoso. Vi portiamo nel 1984, tratto dal film ma anche dal suo LP, che è veramente strepitoso. E io l'ho visto al concerto, aveva una carica veramente, l'hai visto? Veramente pazzesca. Stiamo parlando del grande Prince e questo è Purple Rain su Radio Cigliano. Ti piace, no? Lo so. E voli. No, questa è onirica questa canzone, sì. Poi lui che era piccoletto, bassetto, ma un fascio dei muscoli, un fascio di... Ma ne vogliamo parlare? Un fascino, sì, infinito. Cioè un'energia pazzesca. Bello, bello. Questa è un'altra grossa perdita. È un altro di quelli, sta ascensore, porca miseria. Ma porca miseria. Ripeto, poi erano tutte persone dedite a molti eccessi, sicuramente. Sì. Però, sì, forse nel caso di Michael Jackson, volevo riprenderlo l'argomento, perché proprio per me, come diceva Ele, Michael è stato troppo importante per tutti noi nati negli anni 80, sì, ma sicuramente anche per tanti prima. Forse per lui non è stato neanche un caso di eccessi, lui non era uno passato alle cronache perché si alcolizzava, perché si piava qualsiasi cosa. Lui gli ha detto anche parecchio cosa. Male. Lui gli ha detto malissimo, la sua malattia era proprio interna, sì. Secondo me disagio interno, un dolore che si è ammalata interno. Di dolore. Non è stato neanche modo. Capito, no. Non è stato tutelato. No. Abbandonato anche a se stesso, secondo me. Comunque, ecco, io oggi se dovessi esprimere magari un desiderio, forse doppio, desidererei di vedere un concerto di Michael che non ho mai visto, e uno di De André, quindi due ne vorrei vedere. Due concerti. Io devo dire, il concerto di Michael Jackson, tu l'hai visto? Io l'ho visto tutti e due, ho visto sia Prince che Michael Jackson, e devo dire una carica, ho visto anche Madonna, pensa, anche a Roma quando sono venuti, una carica eccezionale. Io poi non ero uno da prato, io comunque ero in tribuna. Che dovevi stare Dove sta seduto? Dove sta seduto? Poi non stai seduto perché, certo, balli come... Però c'è di avere il seggiolino, sì, là dietro. Se mi devo appoggiare, mi devo appoggiare. Cioè, quello che mi spinge dietro mi imbruttisci, no? Come lo sgabello alle zio. Sì. Se poi, sta là è meglio. Mentre invece, per esempio, mio fratello era uno che si andava a fare tutti i concerti, faceva tutti i concerti in prato. No, che devi andare là 6 ore prima, noi ci pesa un po', no? Sì, no, non si può fare. Non si può fare. Io tribuna assolutamente. Però veramente grandi personaggi che hanno fatto del live la loro forza nel live, anche perché poi le canzoni sono belle, le abbiamo ballate. Thriller, per esempio, Michael Jackson, l'album più venduto fino a maggio di quest'anno, fino a ieri, fino a maggio di quest'anno, maggio-giugno nella storia, superato dagli Earth, Wind & Fire. Però era carica, c'era carica tanto quando andavi a vedere i concerti. Io sono andato ultimamente a vedere un concerto de Vasco, che c'ha l'età che c'ha, però ragazzi, ti tira dentro. Sono animali da palcoscenico, veramente, sì, animali da palcoscenico. Sono nati per quella roba lì, sì. Quello è carisma, ragazzi, io lo definisco così, un carisma che vai falla secca. Ce l'hai fatta? stiamo lottando non con una zanzara, la zanzarina, no? Una bercia del cadavere. Ho visto una roba che andava giù. Sì.
Forse ce l'ho fatta. Se sentite dei botti, non è che stiamo impazziti, stiamo ammazzando una rompi zanzara tremenda. La tigre. Che costo freddo proprio non c'è. Non si sa. Ma loro non mollano mai. Non mollano mai. Non ci mollano. Sono cambiate pure le famose zanzare, le zanzare tigre, veramente. Allora, alla fine del brano mancano 20 secondi, torniamo in diretta e daremo i risultati. L'avete scritti veramente tante persone, hanno scritto, devo anche andare a ritrovarli perché non so quali sono, però me li sono appuntati che sono i vincitori, e il vostro guadagno questa sera sarà una bella foto autografata con dedica. Torniamo in diretta. Purple Rain, Prince, il grande principe o symbol, o tutti i nomi che ha cambiato. Grande selezione musicale stasera di Eleonora e di Alessia, che ci stanno raccontando come sono anche in musica, ed è bello ascoltare anche delle cose che non sappiamo di loro attraverso la musica. In diretta su Radio Cigliano 22:22, e condividete sempre questo video che state guardando sulla vostra pagina Facebook. Che è successo? Così, mi piace. Ti piace sbirciare? Ti piace? Bene, tante, c'è anche Gwendalina. C'è Gwendalina, World, il nostro amore, che ci sta il nostro seguendo. Amore. Allora, Eleonora. Voglio dirti che stai facendo un lavoro superbo su Elsa Scarlett in Fairy Tale, dice Michelangelo, e spero di poterti risentire presto su di lei. Comunque, a parte Elsa, i miei preferiti tra i tuoi doppiaggi sono ovviamente Penny in Big Bang Theory e poi il piccolo Hugo in Wakfu e Rise in Tokyo Ghoul. Grazie. Allora, domanda da $1,000,000. Galla. Chi è che risponde per prima? Io. Alessia, vai. Tu ti ricordi tutto quello che fai al doppiaggio? Prima che t'ho detto, non mi dì i nomi delle attrici, dimmi casomai i ruoli, non mi ricordo niente. Ora però io devo dire una cosa, lo dico, tanto so che lo pensiamo in tanti. La domanda che mi mette più in imbarazzo, che ci metta entrambe più in imbarazzo è: fai la doppiatrice? Che cosa doppi? Niente, non la posso fare. Che ti devi mettere lì a fare la lista delle cose. Mi imbarazza tantissimo. Oppure mi fai la voce di... No, niente, io non ce la faccio. Divento verde, viola, blu e non so mai cosa rispondere. Quindi non è scortesia, ma non so, mi imbarazzo. No, ma anch'io. Fare outing. Io se vado a un evento, me studio la cosa prima. Prendo Antonio Genna e dico guarda cosa ho doppiato. Ma non è cattiveria o piaggeria. No, è il contrario. È il contrario, esatto. Allora è necessario anche, visto che noi magari la mattina facciamo fate Giulietta, il pomeriggio fate Malefica e la sera fate in cartone animato, no? Passa la palla. Allora è necessario sgombrare la mente una volta che esci dal turno? Assolutamente sì. Cioè è necessario? Sì, capisco anche il punto di vista di chi magari scopre che fai un lavoro così particolare, eccetera, e ha la curiosità di chiedere, no? Noi vogliamo sgombrare, però loro, cioè io, la domanda è lecita, però magari insomma non tanto gradita a volte, non lo so. Sì, poi non è tanto gradita, è che non sappiamo che rispondere. È una cosa che a te succede, ti imbarazza pure tutte te. Le volte, cioè, pensavo fosse un mio limite, però io quando conosco la gente che fa l'impiegato, perché è meglio, capito? Taglio la testa al toro. Sì, anche sì. A me è successo a volte di dire faccio la traduttrice. Che tu direi? Traduci? Perché poi è sempre là. Si fanno dei mestieri come il nostro, poi sai, l'attore che fa al cinema in un anno quanti film recita? 3, 4, quanti ne può fare? 5, 6, non ne fa come noi che in un anno facciamo 800 titoli a volte, ci può capitare, la mattina ne facciamo uno, il pomeriggio ne facciamo un altro. E a volte hai il vuoto totale. Pneumatico proprio, sì, totale. Cosmico. Assolutamente cosmico. Quindi non è cattiveria, veramente, è semplicemente che ci dobbiamo anche difendere un pochino. E allora, siamo anche, secondo me, un po' timidoni, non tutti, però c'è una grossa parte di timidezza nei nostri colleghi, sbaglio? Allora, domanda. Adesso con internet e il fatto che siamo un po' tutti quanti social, Instagram, eccetera, eccetera, le nostre facce sono molto più conosciute di quanto poteva essere conosciuto qualcuno ai tempi di nonno o ancora prima, no? Quando se sentivi la voce di Marilyn Monroe la riconoscevi immediatamente, ma se stava zitta non potevi capire minimamente, certo, che fosse lei. Allora, secondo voi è giusto che un doppiatore, cioè una persona che vada ad appiccicare la sua voce sul volto di un altro che ha già fatto un lavoro, abbia una notorietà propria, che sia riconoscibile?
se è giusto o no. Sì, secondo te, è una tua opinione. Ma è assolutamente personale questo, secondo me. Dipende tu come la vivi. Sì, ma anche per il pubblico. Cioè, il fatto che il pubblico possa associare la tua voce a te e non ai personaggi che doppi, secondo te, è producente o controproducente per il lavoro del doppiaggio? Oddio, ci hai fatto il domandone. Non lo so se può essere producente. Cioè, io credo sia lecito per il pubblico voler scoprire. Però, come diceva Ele, è personale, perché per esempio a me imbarazza molto, mi piace quella protezione nel nostro buio, nel non avere la notorietà. Il nostro dietro le quinte, sì, no? Il non avere la notorietà. A me questo è sempre piaciuto molto. Una goccola, però invece c'è gente anche diversa, cioè no, c'è gente, sono caratteri diversi, magari invece gente che vorrebbe questo, magari, certo, no? Certo. È vero, che gli piace, essere... che si nutre, sì, di questa roba. Però io non sto parlando del carattere individuale della persona, io sto parlando proprio funzionale al nostro lavoro. Noi dobbiamo incollarci su una faccia, e quando vai al cinema diciamo sempre che il doppiaggio migliore è quello che non ti rendi conto che il film è doppiato, no? Certo. Cioè che ti sembra la voce vera dell'attore. Sì. Allora, il fatto che qualcuno che magari è appassionato di doppiaggio, che ha un orecchio particolare, sì, vada al cinema e dica: ah, questo è Alessio Cigliano che sta doppiando questo Eleonora Reti e Alessia Mendola, secondo voi è producente o controproducente? Forse contro, perché leva un po' di mistero, no? Certo, veniamo, no? Sempre è come noi che facciamo come... la radio in questo momento, chi ci ascolta in radio dice: ma come saranno queste tre persone che stanno parlando? Se ci vedi su Facebook è svelato immediatamente, certo, non sì, è più questo mezzo legato esclusivamente alla, sì, voce. E poi magari ti associano a quella faccia lì, quindi magari ti danno un personaggio. Invece il bello di noi è che tu puoi interpretare. Ti vedono e magari pensano: lei, no? Secondo me potrebbe fare, esatto, meglio questo, quest'altro. Certo. Vero, quindi vero. Assolutamente sì, vista così assolutamente contro, secondo me. Sì, è una domanda, è così, una domanda che io faccio un po' a tutti quanti, perché ripeto, prima io quando dicevo ragazzino, dicevo, mi costringevano a dire che facevo il doppiaggio, i miei compagni di liceo, per esempio, dicevano: che è? Andiamo a giocare a calcio. Certo, capito? Perché certo, non avevano idea. Adesso invece se dici doppiaggio, un po' tutti lo sanno. È vero. Capito? Sì, è un mestiere, sì, che è un po' andato alla, sì, ribalta. Sì, è vero. Va bene, allora siamo pronti? Allora io parto da Alessia, perché sì, ce l'ho qua aperto, chi, vai, ha vinto il contest. Va bene. E quindi parto da, perché il tuo devo cercare. Ma sì, adesso mentre, certo, andiamo, mentre facciamo la cosa. Allora, io adesso faccio così, ma poi te lo rimetto questo qui, e preparo la tua fotografia. Ti do, guarda che bella. Dimmi, oh, tutto, guarda che bella questa, carino, penna. Tu hai la possibilità di... Ecco qua, aspetta, fammi vedere. Sì, ok. Puoi scegliere il colore che preferisci tra tutti i colori che ci sono qua sotto. Sì. E decretiamo che la clip di Alessia era tratta da Two Broke Girls. Two Broke Girls. Eleonora Reti. Voi capite? Eleonora Reti in Two Broke Girls. Eleonora Reti in, esatto. Allora, Two Broke Girls. Oh, yeah. Capite quando poi ci dicono: allora c'è tutta sta lista di cose da dire in inglese, esatto, che possiamo, esatto, non può succedere. On the weather weather. Il contest è stato vinto da Orazio da Messina. Bravissimissimissimo. Okay. E siccome io sono come San Tommaso, e se non ascolto, non ci credo, adesso vi faccio sentire la clip tratta da Two Broke Girls. E questa è Alessia Amendola. Scusami, cameriera? Bella? Ciao, vi serve qualcosa? Portaci del... È fastidioso? È irritante e maleducato? Ti darebbe fastidio se qualcuno lo facesse a te mentre lavori? Oh, ma tu non lavori, scusa. Accidenti, bello, ti ha distrutto. Oh, no, hipster. No, non sei in squadra con me, non abbiamo niente in comune. Io metto i cappelli per evitare i colpi di freddo, tu invece per imitare i Coldplay. Ti fai i tatuaggi per far incazzare tuo padre, mio padre non sa nemmeno di esserlo. E infine, tu credi che questo suono ti fa ordinare? Io so che questo suono fa seccare la mia vagina. L'altra cameriera è sparita, quella russa. Volevamo la salsa al rafano. Per piacere. Così, ragazze, si tratta una cameriera. Vabbè. E questa è Alessia Amendola. Nell'esercizio della sua arte l'avete ascoltata. Allora, io volevo far vedere, però devo fare una cosa prima che mi sono scordato di fare. Niente. Niente, stasera la serata del niente. Che bello. Non mi sembra, noi stiamo benissimo. Stasera la serata del niente, volevo farvi vedere l'autografo. Sapete come ve lo faccio vedere? Alla vecchia maniera. Questo è l'autografo per Orazio. Si vede? Si vede un pochino? Vediamo un po'. Non si vede, è sparata. Ecco, più vicino. Eccolo qua. Vai. Oh, questo.
è l'autografo che Alessia ha fatto per Orazio e che ti manderò, ricordati, dopo la trasmissione. Quindi è necessario che tu tenga il tuo WhatsApp con il volume basso o spento, in maniera che non ti sveglio a luna quando te mando. O spento. Spento. Scusale. Allora, adesso devo andare a cercare, perché non posso, non ho più schiuse. Andiamo a cercare chi è che ha vinto il contest. Niente. Io ho visto poco fa. Allora, aspetta. Eccola. Aspetta, perché l'ho scritto? No. Perché l'ho scritto? E quindi immagino comunque che sono chi... sono tanti. Fatemi vedere, eccolo qua, l'ho trovato. Allora, chi sei? Matteo da Napoli. Hai vinto il contest. È quello che ha mandato quella fotografia prima col gatto, no, quello mascherato che dovevi sapere, quello di Daredevil. Ma era lui? Era Daredevil. Ah, meno male, non ho fatto una figuraccia. Okay. Allora, prenditi l'iPad, io te lo attivo, ti attivo la modifica. È un po' casereccio il tutto, oppure tu puoi scegliere il colore che preferisci cliccandolo semplicemente con la penna, e nel frattempo io carico la clip di Eleonora e la ascoltiamo. Questa è sempre Eleonora Reti ed è La casa di carta. Mia madre lavorava in una fabbrica di valigie e quando non si arrivava a fine mese faceva i turni di notte, e siccome non sapeva con chi lasciarmi restavo da sola, avevo una paura. Quanti anni avevi? 8, 9. Un po' più giovane di te ora. E così mia madre si inventò un trucco. Dipinse una porta sulla parete della mia camera. Era una porta magica. Se avessi avuto paura, avrei potuto aprirla e trovare lei. Disse che avrei potuto aprirla una volta, una sola volta, nella vita, quando mi sarebbe servita. Così quando avevo paura, pensavo sempre che avrei potuto resistere un altro po', e ancora un po'. Magari il giorno dopo avrei potuto avere più paura, o sentirmi più sola, e doverla aprire. Io l'avrei aperta il primo giorno. Io non l'ho mai fatto. Mamma mia, che drammone. Che drammone. Ma quanto è brava. Brava da morire, brave tutte e due. Parte l'applauso virtuale perché io so da solo e se lo faccio non va. Parte l'applauso di tutti quanti voi che siete a casa e che state ascoltando e guardando su Facebook. Se prima, no, dopo cena con, non se prima eravamo in due, quella è la trasmissione del sabato. Attenzione, sabato ci sarà un ospite che riguarda anche il doppiaggio nella trasmissione musicale alle 15, qui in diretta su Radio Cigliano. Ci sarà Gabriele Lopez che presenta il suo disco nuovo che è uscito oggi. Tutte le piattaforme, lo potrete andare ad ascoltare. Grande Gabri presenta il suo disco, quindi se volete ascoltare quasi in anteprima il disco di Gabriele, sabato alle 15, se prima eravamo in due, non so se ci saranno Alessandro e Tiziana, ma sicuramente ci sarò io e credo anche Tiziana sicuramente, forse Alessandro. Ma ascoltateci anche nella nostra trasmissione musicale sabato alle 15. Io do subito un anteprima che riguarda fra due settimane, cioè il 29, se non mi ricordo male, novembre, dopo cena con non andrà in onda, ci prendiamo una settimana di pausa e torneremo la settimana, ci sarà quella successiva ovviamente il 22, ma il 29 vi inizio ad annunciare che dopo cena con non andrà in onda per un solo giovedì, quindi mi raccomando segnatevelo se volete essere sempre informati. Allora, Alessia, che ricordo hai del film Birdman, chiede Cristina, in cui hai doppiato Emma Stone? Io ricordo la bravura del direttore, che è Massimo Giuliani, è merito suo al 90% se ho ottenuto quel risultato in quel film, perché il direttore ti porta ad ottenere i risultati veramente. Tu sei gran parte del lavoro, ma poi la guida, chi ti ascolta con attenzione, ponderando ogni fiato, ogni sillaba e ti aiuta a migliorare, è il direttore, lui è stato fenomenale. Mi ricordo, a differenza del film di cui parlavamo prima, che guardarlo era uno spettacolo, perché ecco lì veramente ero estasiata e dicevo wow, che bellezza in ogni parte, e quella scena, quell'inquadratura fissa su quella faccia,
di lei, così pallida, quasi sconvolta in questo rapporto strano con il padre, è stata bellissima, lo vorrei rifare, lo vorrei rifare. Ti credo. Bello, bello, bellissimo. Bello, bello vero. Sentite, sì. Vi è capitato di, un po' tu l'hai già detto Alessia, volevo sentire Eleonora, di fare un, di doppiare una cosa e di trovarti che dicevi proprio Madonna, non vedo l'ora che finisce, una cosa che proprio non ti coinvolgeva, non era materia tua. Ti è capitato? Ci è capitato a tutti tante volte, no? E lì vai di chiappa stretta. Vai a volte anche un pochino di tecnica. Perché aiuta anche quella. Che aiuta tantissimo. E poi, come diceva Alessia prima, vai a scavare, vai a trovare robe per ottenere quel risultato. Mentre sì. Invece, se doveste dire, salvare un doppiaggio che avete fatto, un'interpretazione che avete fatto, e dire porca miseria, quella quanto mi ha lasciato dentro, quanto che botta che mi ha dato. Mm-hmm. Ce l'avete? Così a secco? Così a impronta non mi viene ora. Io ce l'ho, il film si chiama Room, è stata tosta, bellissima ma tosta, è una storia vera, la storia di una madre e di un figlio, quindi vabbè, mi ha trovato preparata, lì c'è stata proprio la botta emotiva, mai successo, c'è stato un pianto liberatorio a un certo punto, ringrazio ancora come sempre Laura Boccanera che mi ha diretta in quella cosa strepitosa, bellissimo film. Lì c'è stato proprio un bisogno di buttare fuori a fine film perché era fin troppo doloroso, insomma, non c'è sempre Max come Two Broke Girls, ma a volte ci sono storie che ti arrivano nella pancia e ti fanno. Hai sentito come l'ha detto bene? Benissimo. Ma quello è l'allenamento, perché è una serie che ho fatto per anni. In nonchalance, velocissima. Niente. Ridillo? Two Broke Girls. Two Broke Girls. Bravissima, bravissima. Lo faccio dire solo a te. Lo faccio dire solo a te. E è necessario, dopo che uno ha fatto una scena importante, cioè ci sono quelle scene che vedi proprio che c'è che dietro sudi. Una preparazione, che sudi per farle, sia sudi proprio fisicamente ma anche emotivamente dentro di te, no? E quando finisce la scena noi poi, ok, buona, anello andiamo 34, alla prossima, capito? È necessario dire scusate, ci prendiamo un caffè, ci fumiamo una sigaretta, a volte l'ho detto, io non l'ho mai fatto, invece effettivamente va fatto, hai ragione. Perché uno c'ha una carica dentro, c'ha bisogno di staccare. Poi sono quei 5 minuti, non è tanto tempo. Sì, anche 2-3 minuti, che però un attimo caffè respiri. Sigarettina. Caffè e sigaretta. Sì, sì. E poi dopo riprendi. È lecito, non siamo macchine, no, del no, resto. È vero. Giusto, a volte è giusto. Credono che noi, no? Sì, sì, sì. Sì. Ma no. Sì. No, ancora il doppiaggio con le macchine non l'hanno fatto, chissà se lo faranno. Per e peccato perché si perderanno quelle che secondo me diamo noi, è il plus valore del doppiaggio, le sfumature. Questo rubo una frase che ha detto Rodolfo Bianchi qui a questi microfoni, ma si parlava del annoso problema sottotitoli o doppiaggio, sì. No? E lui ha detto, voi potete vederla come volete la scena, ovviamente oggi si può fare quello che volete, però quello che non troverete mai in un sottotitolo è la sfumatura, e mai forse, tranne rari casi, riuscirete a coglierla in originale, cioè noi restituiamo le sfumature che loro fanno nella loro lingua. Ha detto una gran cosa che non è la nostra. E rapidissimamente, velocissime proprio, la polemica doppiaggio o sì o doppiaggio no, voi come la vedete, come la vivete? Non se ne può più, cioè perché fare polemica, io dico, non volete, ok, non fatelo, usate i sottotitoli, parlate tutti benissimo inglese, bene, se preferite legge, allora io mi chiedo, parli talmente bene inglese che sei in grado di guardare l'attore negli occhi e nella faccia, allora ok, non hai bisogno del sottotitolo, lo capisco. Devi stare a leggere il sottotitolo perché non parli bene la lingua. Guarda la scritta, che ti devo dire, scelta tua. Detto questo, fai la tua scelta, liberissimo, e capisco anche, è vero che è un po' una forzatura il doppiaggio, perché lo è, e quella scena è stata girata in un'altra lingua, noi siamo solo voci, eccetera. Però perché polemizzare? È vero. Cioè, perché ci rompere polemizzare? Poi a un certo punto, no? Cioè, nessuno sta lì con la mannaia e ti dice scegli per forza vedere una roba doppiata. Oggi è un controsenso questa polemica, perché ieri, dove magari non c'era la possibilità di scelta, magari potevano insorgere persone che siamo costretti a vedere solo il doppiaggio, non è che c'era il switch, cambiavi come facciamo adesso noi, no? Cambia, si può fare anche sulla Generalista, sulla Rai, da tutte le parti, sì. Quindi mi sembra
sembra abbastanza sterile, così, un modo un po' un pur parlé, così. Adesso noi un po' la chiacchiera da bar, un vero? Sì, un po' un chiacchiericcio da bar, sì. Poi dura troppo, dura da troppo, due palle, basta, grazie. Brava, mi piace molto. In questo momento noi siamo in diretta anche sulla pagina voci.fm, che non è un'agenzia, non è uno studio di registrazione, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce, con le aziende che le stanno cercando. È un servizio gratuito, siamo anche sulla pagina Facebook, ma siamo condivisi sulla pagina voci.fm e siamo anche, in sintesi, saremo sulla pagina Facebook Roba da Doppiatori. Il loro claim è: diamo voce alle voci. Seguiteli sui loro social, troverete interviste, meme contest e tanti contenuti per valorizzare il doppiaggio. E intanto vi faccio vedere il WhatsApp di Renato, che è bellissimo, secondo me è una figata eccezionale. Grande, grande Renato, col che hai mandato, cuffione, sì, che hai mandato, e col baffo, esatto, barbona, baffo veramente bellissimo, eccezionale, grazie Renato. Ma Roba da Doppiatori vi ha preparato anche per entrambe una composizione di immagini. Bello. Attraverso, e volevano sapere, volevano chiedervi, di questi tre personaggi che hai doppiato, Ale. Hai fatto pure Megan Fox, brutta, bruttina. Vero? Da morire. Io sono molto più bella. Brutta da morire. Molto più magra. Che cosa ti ricordi di ognuna di loro nelle performance che hai fatto? Allora, io penso che Jennifer Lawrence sia, non so, secondo me la più brava di tutte e tre. In quel film in particolare mi ricordo una gran fatica nel non essere mai troppo. Lei era algida, era gelida, era sempre ferma, era una spia russa, veramente, veramente molto fredda. Quindi il lavoro è stato andare a togliere lì. In quel film Trudy, lì Michelle Rodriguez, era la prima volta che lavoravo con Tonino Accolla. Fu complicato, perché secondo me ero piccolina per quel personaggio lì. Dovetti andare a trovare una voce che all'epoca non avevo, e quindi fu una gran fatica. Bel lavoro proprio di... Sì, anche tecnico proprio, tecnico, non mi sentivo a mio agio, non ci stavo. Infatti quell'attrice l'ha sempre doppiata Perla Liberatori, secondo me in maniera magistrale, sì. E credo che ci stia molto meglio di me, ti dico la verità. Megan Fox, vabbè, anche lì dicevo, ma boh, oddio, che c'entro io su questa? Ti dico la verità, anche in quel caso mi sono trovata spaesata. Perché poi succede a volte, può capitare, che il direttore ti vede su un ruolo, tu arrivi lì e dici, come ti è venuto in mente di darmi questo ruolo? Poi molto spesso, secondo me, andando avanti nel film, ci rendiamo conto che lui non solo l'ha visto dal punto di vista vocale, ma ha visto che cosa abbiamo dentro e che cosa possiamo restituire a quegli occhi e a quella faccia. Ma infatti faccia. Magari è un giudizio che ci facciamo, vabbè, da soli, che noi poi siamo sempre obiettivi, io non lo so. Noi, infatti, con noi stessi. Io vi dico sinceramente la mia, poi magari sbaglio su tutti i fronti. Voi vi criticate? No. Criticate il nostro. Cioè, io non mi cinema, piaccio mai. Vai al cinema, vedi un film e che dici? Ma io non mi piaccio mai. Amori fa? Sempre. 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 Ale? No. Succede più molto spesso. Devo dire che sì, mi piaccio, dai. E un'altra cosa che è particolare del nostro lavoro, secondo me, è che a volte quando siamo in sala facciamo diretti da un direttore che ci fa fare delle cose, diciamo, ma perché ci sta facendo fare queste cose? Poi vai al cinema e scopri e tutto suona, che tutto perfetto, torna. È verissimo, bello, bello, perché bello. La figura che sta là dietro nell'acquario, come lo chiamiamo noi, che cos'è il direttore del doppiaggio? Come lo sentite voi, come lo vivete? Beh, è il maestro, cioè colui, il direttore che d'orchestra, questo volevo dire, sì. Assolutamente, quindi è colui che ti deve guidare, che ne sa più di te. Sì, sì. È l'aiuto, io lo vedo proprio. Dove hai una difficoltà, spiegare anche laddove spesso non capiamo, no? Oppure non ci troviamo d'accordo, perché poi c'è anche da dire questa cosa, sì, no? Sì. E quindi ti dice no, è così, e tu non ci riesci ad arrivare, allora lui deve essere anche un pochino psicologo, no? Porca miseria. E questo è, o ce l'hai o non ce l'hai, anche quella roba lì, al di là della bravura, no? Deve riuscire a entrare un po' in sintonia, in empatia, che non è facilissimo. Ale, la direttrice del doppiaggio, tu sei anche direttrice. Ale, ti è mai capitato di dirigere qualcosa a te? No. A te no. E fare il salto dall'altra parte dell'acquario, che è una cosa che succede spesso, insomma, però insomma deve essere anche una scelta di ognuno di noi, sì, perché magari uno non se lo sente e preferisce continuare a fare l'attore, no? Sì. Tu come l'hai vissuto il salto dall'altra parte? Io l'ho vissuto con molto piacere, perché ero estremamente curiosa e l'ho fatto molto volentieri. Devo dire che
Insomma, ci si sente molto carichi perché innanzitutto io già lo sapevo prima, però stando di là ho capito ancora di più quanto cavolo i nostri colleghi sono bravi, ragazzi. Siamo proprio una categoria di bravi, c'è gente veramente di altissimo livello, ma tutti, io ho scoperto dei brusianti, chiamati brusianti, considerati brusianti, bravissimi, fino a tutti i livelli, siamo dei professionisti veramente, veramente tanto bravi, e questo facciamo, lo voglio ricordare. Facciamo un lavoro, facciamo di delle magie incredibili. E stando di là, certo, se alleggio stai con le famose chiappe strette, come dici tu, là dietro sei una specie di ragno con 100.000 zampe, gli occhi spalancati così, e non molli mai. Non molli mai perché non li puoi mollare. Certo. Perché se sbagliano sei tu che te ne devi accorgere. Perché è questo, se il doppiaggio sbagliato, io l'ho sempre detto, anche quando facevo il direttore, tu ti ricordi, abbiamo lavorato insieme, come no? No? Quando facevo il direttore, il doppiaggio che poi andavi al mix e suonava male, dicevi ho sbagliato io. Esatto, ho sbagliato esatto, io. Esatto. E tante volte sbagliamo anche a dare delle indicazioni, a dire guarda, secondo me, poi la senti fatta dall'attore e dici no, cavolo, ho detto una cazzata. Perché poi è anche utile il rapporto con l'attore, perché tu magari il direttore hai una idea in testa, una sonorità, qualche cosa in testa, l'attore ti fa una sua interpretazione e tu dici porca miseria, oh, cavolo, ma funziona, mai convinto di più. Bello, questa cosa è stupenda. Però lì ti parlo dell'empatia di prima. Non sempre si crea, si riesce, non sempre poi magari ci si apre e no, si, perché magari davvero c'è una delle due parti che è un pochino chiusa nel suo ruolo e allora fa fatica a lasciare la scelta, diciamo, comunque ad assecondare la proposta dell'altro. Questo è anche vero, è vero, ci deve essere un'apertura da tutte e due le parti. Par condicio, roba da doppiatori, ha fatto anche un meme, chiamiamolo così, come si sì può fare, un collage per Eleonora. Che cosa ti belle ricordi di questi personaggi? Belle, vabbè, Tokyo, ne abbiamo parlato, parlato tanto, fino sì al vomito e anche un po' di Penny. Sono tre personaggi meravigliosi, tre donne speciali, completamente diverse l'una dall'altra. Di Penny e di Tokyo ne abbiamo parlato. Karen, appunto, è un personaggio di Daredevil e di Punisher, che è un altro filone sempre di Daredevil. È una donna cazzutissima, fa una giornalista, proprio sta sul pezzissimo, si mette in mezzo in situazioni pericolosissime, tentano di ucciderla, ma lei non molla mai. Ci crede, si innamora del criminale in questione, ovviamente, perché poi si esce fuori che non lo è. Non posso spoilerare, mi sa, devo stare devi, un po' te devi tenere. Devo star zitta. Ci arrestano. Fichissima, è divisa a metà, la sua il suo essere tosta e la sua emotività che combattono sempre, bellissimo, un personaggio bellissimo. Voi dovete andare al cinema una sera e dovete scegliere un film, per esempio, no? In piena autonomia. Che genere di film andate a vedere? Se lo poteste scegliere in piena autonomia. Cioè mai, ok? Sì, infatti, non è, succede mai. Ma una volta che lo sceglie Alessia, lo sceglie Eleonora. Che film portate a vedere una vostra amica? Dovete decidere voi. Un drammone. Romantico? Romantico, Ele, che dici? Sì, dimmi sì qual è il nostro film preferito. Il nostro film preferito è Via col vento. Adesso se vuoi puoi anche chiudere, Ale, no, ciao, no, andiamo, vabbè, ciao. Stai parlando di uno dei più grossi film della storia lo mondiale, so, veramente. Lo so, lo poi so un po' datato magari, però leggermente. Vagamente. Quante sì volte l'avete visto? Sì, sappiamo a memoria. Mi ricordo un pomeriggio proprio, era inverno, ci siamo messe là sotto le pezze col DVD che si girava perché era talmente lungo che lo dovevi poi capovolgere per vedere la seconda parte. Stavamo lì e ce lo siamo visto per l'ennesima volta. Sì. Che filmone, bello, che sì storia d'amore soprattutto. Bello. E un'altra piccola battuta, i ridoppiaggi. Succede che ci si debbano fare dei ridoppiaggi, non stiamo qui a spiegare perché, abbiamo detto tante volte, a volte una musica non è più in diritti, a volte non ci sono le colonne, a volte si deve fare il nuovo mix con nuove tecnologie e quindi si deve rifare, o magari hanno aggiunto delle scene troppe per tenere la doppia versione solo con le integrazioni. Come li vedete i ridoppiaggi? Io, Ale, che ti devo dire, ti dico due titoli. C'era una volta in America e Il padrino, ma che te devo dire? Come li vedo? Cioè, sono stati ridoppiati entrambi, a me non ce la posso fare, non... Sì, le parti tecniche, lo trovo vergognoso, non me lo fare il DVD in alta definizione, non me lo fare, rimaniamo col VHS, cioè sono non lo d'accordo. So, non lo so, sono non ci evolviamo, d'accordo, non ci dobbiamo sempre poi, per forza evolvere. Noi abbiamo, noi siamo legati ai film anche per il doppiaggio del film, no, cioè ragazzi, noi Apocalypse Now l'abbiamo visto in quella versione lì e con quel doppiaggio lì, ma tanti ne hanno fatti, credo che abbiano ridoppiato
doppiato anche quello, Amadeus hanno ridoppiato, sì, tanti sì, film, no? Che io ho visto e come giustamente diceva sempre Rodolfo Bianchi, sarebbe corretto che sia in televisione che nei DVD ci fosse scritto ridoppiaggio. Vero, giusto. In maniera che chi ci si mette sa che hai non ragione. È la versione che abbiamo nelle orecchie. Hai no? ragione. Se sarebbe corretto, secondo me, scrivere ridoppiaggio. È vero, veramente. È vero. Quando vanno in onda su Sky, per esempio, sono ridoppiaggi. Il Padrino e C'era una volta in America. Cioè, io l'ho beccati entrambi così, ma che non si può dire. Con tutto il rispetto e la bravura per i colleghi che l'hanno fatto, però ragazzi, parliamo di cose troppo grandi, troppo importanti anche. No, non mi piace. Non ti piace? Non mi piace. 22:51, sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con Alessia Amendola e Eleonora Reti, e siamo un po' in ritardo con le canzoni, quindi terzo brano di Eleonora. Quale mettiamo? Allora metto la 4. Metti la numero 4, aspetta. Oh, questa me la devi spiegare, perché io questa, ti assicuro, non la conoscevo. Non è possibile, amore, no. Ho sbagliato? Sì, amore, ho sbagliato. Sì, no, ho sbagliato, è la 4-2 che non conoscevo. Okay, è la 4-2 che non conoscevo. Ah, no, questa non ce la spiega niente. Scrivevo qualcosa? Ero sicura che ti fossi sbagliato. Dimmi perché l'hai portata. No, considera che sono anni che mi voglio tatuare questa frase e lo farò, perché è il mio mantra. Che c'è da dire? Cioè, questo è stato proprio il mio cavallo di battaglia. Momenti brutti, momenti non brutti. Cioè, lo spettacolo ha da continuare. Se deve finire. E questo un po' in tutto, no? Nella nostra vita personale, quando devi finire il turno. Quando devi finire il turno. E non ce la fai più. Lo spettacolo deve continuare. Quindi è una carica pazzesca. È un'altra canzone che mi sono portata dietro sempre. Sentite, questo è l'intro. Cioè, questo è l'intro di questa canzone. Già pazzesca, qui, veramente. Tu ti levi tutta e la poi, stanchezza. E poi lui ridosso. E lui, loro erano loro. Cioè, no? Eh sì. Incommentabili, veramente. Possiamo solo ascoltarli. Sì. Terzo brano di Eleonora a dopo cena con di oggi. Queen, The Show Must Go On. Cioè, ragazzi, gli arrangiamenti, tutto no, quello che c'è sotto. Tra l'altro è in uscita il film Bohemian Rhapsody. Abbiamo parlato con Marco la settimana scorsa e devo dire che partecipare è stato hai fatto una cosa, sì, ed è stato emozionante, porca miseria, sì, è stato uno di quei film che quando ho visto che uscivo ho detto boh, chissà se parteciperò. Quando Marco mi ha chiamato ho detto no, dai, è una di quelle cose, sono le soddisfazioni, sì, del nostro lavoro, alcune soddisfazioni del nostro lavoro. Allora, c'è una nostra amica qua, la riconoscete? Dov'è? No. Eccola qua, è Valeria Vitali, che ci sta ascoltando un po' allucinata, guardando un po' allucinata da casa. Con questi occhioni. Grande, sì, no? Ciao, quando Vani. L'ho vista ho dovuto andare a vedere chi era. Sempre ha mandato il suo controselfie al 328-79-48-796. Io qua ho così tanti controselfie che non so veramente come uscirne. Ti sto seguendo come sempre, ricordati la foto, un abbraccio alle due super donne che hai vicino, Calzetta e Silvia si sono messe comode, ma proprio comode, oddio, e ci stanno seguendo. Ciao, Silvia. Guarda, dal forza, divano, un credo che fossero le 9:10 quando hanno mandato questo come selfie. La capisco. Lo stiamo facendo un po', forse si sono anche addormentate. Mamma mia, grazie veramente, stanno arrivando, continuando ad arrivare contro selfie. Si lavora, amen. Abbiamo letto la sua domanda prima, lui è Angelo che sta lavorando e come vedete è bello perché comunque nel frattempo ci ascolta. Bene, ciao, gli teniamo un lavoro. Po' di compagnia mentre lavora. Grazie, grande Angelo, grazie sempre per la tua presenza a Radio Cigliano. Andiamo avanti parlando, allora, doppia dedica. Ciao da Vicenza, mi fate un saluto in diretta come farebbero Max e Penny? Li basse dop. Oggi non riesco a vedere la diretta per motivi di lavoro, ma ci segue Libasse e ci ha mandato un suo, io lo pronuncio Libasse, spero che sia Libasse, così, come sarà Libasse, ci sta seguendo e ci manda il suo controselfie. Ma lui ci segue sempre, ho capito chi è. Sì, ce l'ho amico. Libasse, vero? Libasse, sì, esatto, forse Libasse, invece Libasse. Che Libasse. Libasse è come un po' come a mia bisnonna che si chiamava... Come
Come Inese, certo. Esatto, esatto. Ragazzi, voi come siete social, con i social? Proprio due disastri. Io ho dei periodi di grande amore, poi mi stufo. Adesso ho scoperto Twitter, però, Ale, mi piace molto, lo quindi seguo. Sei più sulla parola che sull'immagine, la sintesi. Twitter è fighissimo, tu non lo usi, vero? Zero. Carino, mi piace tanto. Zero, sono pochissimo social. E se qualcuno dei nostri amici vi chiedesse l'amicizia sulle vostre pagine, sono personali, private, o sono, concedete l'amicizia un po' a tutti quanti? Personali, private, però no, in genere poi vedi se è amico di, esatto. Già che vedo che è amico tuo, l'accetto, esatto. Cioè non so come dire, non sono okay. Assolutamente, sto lì a selezionare, nel senso l'importante è che abbiamo qualcuno in comune, che ci sia un motivo per mandare la richiesta di amicizia, esattamente. Anche quindi, insomma, sempre io dico con discrezione e con molta educazione, certo. Perché assolutamente. Poi questo non perché siamo noi, ma perché è giusto, certo. Essere educati sempre nei confronti di chi chiedi l'amicizia, certo. Sui vari social vi ricordo di iscrivervi alla pagina Instagram della radio, perché lì deciderete il mood delle persone che vengono a recitare il pezzo a Dopo Cena Con. Torniamo in diretta. Senti. The show must go on. Che botta. Quanta roba sotto. Che è veramente. Cioè, non finisce mai, Io ripeto, Bohemian Rhapsody, l'ho detto tante volte, la scrisse sul menu di un fast food. Stava lì e scrisse la partitura praticamente e la sequenza. Davvero? La scrisse così, la buttò giù così. Vabbè. E quando gli chiesero come ti è venuto in mente, ha detto non lo so, io ho avuto questa idea e l'ho buttata giù. Cioè questo è genio. Questi sono i geni. Certo, è questo. Questo era. Questa è l'eccellenza. Ma mica l'abbiamo portato. Ma possibile che se ne sono andati tutti? Possibile che non c'erano più. Ma sai, mai la gioia. Erano anche i nostri però, erano più i nostri. È vero, siamo arrivate tardi. Sì, un pochino sì. Senti un po'. E c'avevo una domanda, ma me la sono completamente dimenticata. Va bene, mi verrà in mente. Mentre tu mi dici il prossimo pezzo. E allora va bene, approfitto per la canzone che non conosci, se ho capito qual è. Non la è conosci la numero 4. Effettivamente è sconosciuta, ma è la nostra canzone. La canzone mia è di Eleonora. Ma che bello! E che devo dire? Perché è la vostra canzone? Perché un'estate, era sempre estate, durante un viaggio nostro insieme, avevamo questo CD in macchina, ci eravamo portate solo questo CD. L'abbiamo fuso, lo sentivamo costantemente, questo CD di Ligabue, e questa era la più bella. È bella, ragazzi, non so se amate o meno Ligabue, viene anche abbastanza, insomma, preso un po' in giro per la monotonia dei suoi pezzi molto spesso. Io però invece questo è molto bello, tra le altre cose non è tra i più famosi, non è perché non lo conoscevo. Io non lo conoscevo questo pezzo. E racconta la storia tenerissima di un uomo probabilmente alcolizzato, uno che ha una vita difficile, che non riesce a eccellere, che ha come unica sua arma e conoscenza qualche trucco triste, becero di magia, di prestigio. Ed è una storia di solitudine. Questo è un uomo solo che durante i suoi trucchi spera di far apparire davanti a sé una donna. Lo trovo delicatissimo, mi piace. Come al solito amiamo i casi umani, no? Appunto, il discorso. Però anche la poesia, devo dire, perché sì. nella vostra selezione io di poesia ne ho vista tanta. L'hai vista? Veramente. L'hai colta? Sì, ho colto anche la poesia. Ecco, questo ci faceva piacere. Hai colto anche la poesia. Teschio. E allora vediamo se il teschio, veramente. Sentitela. La crozza. Sentiamocela tutti insieme. Se non la conoscete potete andare sull'app Radio Cigliano e ascoltarla, perché sapete che qua non possiamo farla sentire. Ascoltiamocela però tutti quanti insieme. Pezzo del 1993, lui è il grande Ligabue, e questa è una primizia mai ascoltata su Radio Cigliano. Si intitola Walter il Mago. Con una giacca sbagliata. Allora, viaggi insieme, parliamo di viaggi. Troppi sì. Pochi. Voi come siete? Itineranti, spiaggiste, montanare, come siete? Montanare nine. No, Io la montagna l'ho scoperta ultimamente con il suo dissenso, devo dire, è stata una bellissima scoperta, soprattutto con i bimbi. Prima dei figli non mi sarei mai avventurata, ti dico la verità. Secondo me siamo entrambe spiaggione. Sì, io sono più itinerante, lei è più io culo di piombo. Culo di piombo, però sì. Con me veniva. Sì, però sì. Anche a te piace stare a lucertolona ferma. Però tutte le mattine al mare cascasse il mondo.
Ti ricordi? Certo. Non c'era mai un break. No, anche quando facevamo le 5. Magari dici, dai, abbiamo fatto le 5, voglio dormire. Forza, tutti in spiaggia. Sì, sì, sì. Capito? Sì, sì. Cagazzi, mai a poltrire la mattina. No, non sai. Come io al mare che mi sveglio a luna, no. Capito? Dormi al mare. Andiamo là. Dormi al mare sotto l'ombrellone. Lei ti svegliava. Dormi sotto l'ombrellone. E invece l'itinerante, città, città d'arte, girare, scoprire, vedere. Sì, mi piace. Sì, ti piace, sì, anche, sì, quello, sì, ti piace, sì, anche, sì, quello. Sì, sì, assolutamente. Quindi siete belle. Sì, sì. Il viaggio comunque è una parte importante. Fondamentale. Stai scherzando. È ora fondamentale. Con i bimbi piccoli ci manca moltissimo. Che poi magari no, appena i bimbi poi ricrescono. Sì, sì. Alessia, ma quasi proprio come se fosse una botta e risposta, me lo faccio vedere. Yeah. Come se fosse Luca. Ah, l'avevo riconosciuto. Allora, facciamolo vedere subito. Come vi chiamate tra di voi? Come. In che senso? Le brigate, com'è? Ah, lui, no, lui fa parte lui, della brigata. Lui fa parte della brigata. Certo, lui è Luca Graziani. È Luca Graziani. Lui beh, fa questa parte foto della è fighissima. No, dei capitani della brigata. Dei capitani, certo, della brigata. Certo. Grazie Luca, sto se ci sta ancora seguendo perché l'ha mandato tipo domani, ieri mattina, okay, questo, okay, questo contro selfie. Allora, Ale, dolce o salato? Dolce, ahimè. Ah, Ele? Salato tutta la vita. E allora, se è salato, primi o secondi? Primi. E tu, se devi scegliere dolce, che dolce è? La crostata di frutta con le fragole. E in cucina come siete? Dittatoriali! Fuori tutti! Quindi vi piace cucinare? Tanto! E vi piace cucinare per voi, per la vostra famiglia, oppure anche per amici, per fare una bella cena insieme? Sì, sì, cioè, sì, sì. È sì, meglio sì, andare a cena fuori con gli amici o è meglio vedersi a casa? È meglio andare a cena fuori, Ale, questo sì. A me piace fare le cene a casa. Ti piace anche? Sì, sì. A me piace andare che a un certo cena punto fuori. Ti butti sul divano e te levi la scarpa col bicchiere di vino. D'inverno magari, no? Sì, che c'è libertà. Che c'è libertà. Che c'è libertà. Sì. E Alessia, se devi proporre a degli amici il tuo piatto forte, quello che dici, dai, questa sera vi faccio quello che so fare meglio, che cosa proponi? Sono banalissima, ma le polpette al sugo. Buone, buonissime, eccezionali. Non è una cosa difficile. La matriciana. No, ma mi piaci la cifra, è bello. Dobbiamo qual organizzare delle cene. Qual è il tuo preferito, Ale? Io sono carbonara, io sono primi, assolutamente primi. Carbonara, divento scemo. La cacio e pepe è la mia pasta preferita. La cacio e pepe? Sì, assolutamente. Sì. Quella, sai, io la uso quando vado nei ristoranti. Uso la carbonara e la cacio e pepe per definire se un ristorante è un buon ristorante. Perché se, se a Roma mi sbagli la carbonara. Se mi porti la carbonara con la frittata, no. Eh sì. Con l'osso non, non, d'accordo. Non va bene. Non va bene. Sono torniamo in diretta, torniamo in diretta. Ligabue, Walter il Mago, è il pezzo che non conoscevamo, che qui su Radio Cigliano non si è mai sentito e che Alessia ci ha portato come suo terzo pezzo. Siamo un po' indietro coi pezzi. Sì, dai, sì. Dai, no. A me ne manca solo uno. Te ne manca uno solo? No, sì. Te ne manca. No, no. Allora mi sa che ho esagerato con te e siamo indietro con Alessia, vero? Sì, a me ne mancano due. A te, esatto, ne mancano due, sì. Vabbè, vabbè. Però hai cominciato tu, quindi ho fatto un po' di casino. Allora fai un altro pezzo di Ale? Faccio un altro pezzo di Ale, ma adesso. No, facciamolo subito il pezzo di Ale, è vero, mandiamolo immediatamente in onda. Quale pezzo vuoi proporre? Io adesso propongo un pezzo del 1995. Devo parlare di quest'artista perché è stato per me nella mia crescita dagli 7-8 anni fino ai miei 25-26 è stato un amore sconfinato. Io l'ho, vabbè, quando ero bimba proprio lo amavo, sai, dei gruppi, le fan, quelle con quella malattia che proprio piangi quando lo vedi in TV, lo insegui, ho visto tutti i concerti, sono andata nel suo paesino natale che è Cortona perché sapevo che la sua famiglia era lì, ho fatto quelle robe da pazza, no? Che rifarei. Poi negli anni lui è cambiato tanto, è cambiata la sua musica, purtroppo quest'amore è andato scemando, ma non lo posso dimenticare, è stato un grandissimo amore, parlo di Lorenzo Cherubini, Jovanotti, e questa canzone, un po' come diceva prima Ele, Black or White, ma sempre me... No, vabbè. Niente. C'ha l'intro lunga, no, c'ha l'intro lunga, quindi c'è ancora 25 secondi per parlare. Dai, questa è vita, è gioia, è bella, è quando lui era ancora un po' così viscerale. Un po' seccone. Un po' pro-Africa, un po' più seccone. Poi è andato un po' sul melodico. Radical chic. Un po' radical chic, esatto. Si è un po' radicalizzato, esatto. È vero. Abbiamo detto questo è un pezzo del 1995, questo è un pezzo che non puoi non ballare, vai, che ti mette una carica. Bellissimo. Su Radio Cigliano, Jovanotti, l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo.
Lo so. Ci sta, ci sta tutto. La damarrona doveva arrivare. Ci sta. Allora, voi vi preparate spiritualmente? Perché tra poco, signore e signori, io inviterò Eleonora e Alessia a mettersi a nudo ancora di più di quanto non abbiano fatto finora con il questionario di Proust. Va bene. Sanno assolutamente nulla di quello che di cosa si tratta, non hanno idea. Quindi sarà bello chiacchierare insieme col questionario di Proust. Siamo pronte. Quindi siamo abbastanza pronti. Allora, un'altra cosa. Però forse questa possiamo iniziare a introdurla qua e poi finirla in onda, perché è bello anche dirla in onda. Ci sono tanti giovani che si affacciano al doppiaggio adesso e che ci si affacciano direttamente, senza passare per recitazione, per altre cose, si affacciano direttamente al mondo del doppiaggio, vogliono subito fare i doppiatori. Voi, a loro, ma anche a chi ha, che ne so, 18, 20 anni, non parlo dei baby doppiatori, chi lo inizia come lavoro a una... come si fa oggi a diventare doppiatore? Non si fa così. Non si fa così, eh? Non si può fare così. C'è bisogno di una preparazione sotto? Secondo me sì. Cioè, secondo me ci devi avere comunque una base, una partenza. Se vieni dal teatro è un conto, ma se lavoravi in farmacia e a 25 anni ti svegli e vuoi diventare doppiatore, la vedo dura. Non sto dicendo che poi magari non è possibile, però è dura. Io sono un po' cinica, a volte penso con grande sincerità che forse non c'è posto, Ale, forse poi sono periodi, sono flussi, non lo so. Io soprattutto dirigendo mi rendo conto che per le piccole parti si inizia da lì, no? Dai cosiddetti brusii, si inizia che si fa una riga, due righe, tre righe, per arrivare poi con fatica a farne 10, per non parlare di arrivare a 30 righe, no? Poi arrivare ai protagonisti è roba dei anni. Noi abbiamo fatto così. Quanti anni di brusio? Poi le piccole parti, poi, ok? E ci sono doppiatori che fanno piccole parti e lo fanno da tantissimo tempo. E non perché non siano in grado di fare altro, ma perché, diciamoci la verità, ci fa comodo, ci coprono quella roba lì. Io non chiamerei mai Alessio per fare un personaggio di 15 righe. Non lo farei, so che magari tu ci verresti pure. Ma, certo, ma non mi viene. Perché comunque è lavoro. Non mi viene, non poi penso. Poi magari sono occupato e non posso, però. Ecco, capito? Ma io non penserei a te, non penserei a Eleonora per una piccola parte o per un brusio. Penso a quelle persone, e sono tante, che stanno là da anni e fanno questo lavoro e vivono e mangiano con questo lavoro da tantissimi anni. Ma io la possibilità, forse, scusate, ma preferisco darla a queste persone. Sono qui. D'accordo. Dare la crescita a queste persone qui. Quindi no. però un po' di ricambio, cioè abbiamo 10 secondi, un po' di ricambio ci deve essere veramente. Studiare? Arrivare studiati? Assolutamente arrivare sì. Arrivare preparati? Assolutamente sì. Magari invece di chiedere mi fai un provino, chiedere posso assistere a qualche turno con te, posso guardare? Già è un approccio diverso. Giovanotti, l'ombelico del mondo, in diretta su Radio Cigliano, 23.08 all'ascolto di Dopo Cena con Alessia Mendola e Eleonora Reti. Vi ricordo di condividere questo video sulla vostra pagina Facebook, vi ricordo che trovate il video in HD sulla canale YouTube Radio Cigliano, e vi ricordo di iscrivervi anche al nostro Instagram. Niente, ragazze, no! Però l'hai detto molto americano, Instagram. Instagram di Eleonora Reti, Intubra Girl. L'Instagram di Eleonora Reti, lo trovate tutto quanto, ma... perché poi troverete anche dei contenuti lì. Stavamo parlando nei fuori onda di com'è dura e com'è difficile inserirsi nel mondo del doppiaggio oggi. Tanti si propongono, a me si propone della gente che magari mi dice senti questo doppiaggio. Molti usano tuo nonno, che mi dicono guarda come faccio bene Rocky, e la mia risposta è l'ha fatto meglio lui. Cioè, capito, noi non facciamo imitazioni, noi non imitiamo ma un leggimi attore. Un monologo X, no? Sì, non forse... da Rocky o prendi sì, però poi leggi il monologo X e sei bravo. Dopodiché, con questo signore che ho qua davanti, che rapporto c'hai? Perché noi dobbiamo avere dentro, dobbiamo saper fare, dobbiamo saper recitare, dobbiamo saper fare tante cose, però poi abbiamo anche bisogno di avere un suono che un po' si amalgami a quello che è il suono del doppiaggio, che qualcuno definisce doppiaggese, che però secondo me è una
melodia che ormai è standard, è abbastanza standardizzata, e ci sono anche dei bravissimi attori di teatro e di cinema che si mettono davanti al microfono e vanno in scollano, sembrano non giusti. Io mi ricordo Rain Man, quando parlò Valeria Golino, che faceva il suo, era voce volto, quindi si doppiava, è un'attrice, ma insieme a Chevalier e insieme a tuo padre, a tuo nonno, veniva completamente fuori, scollava praticamente. È strano, no? È lo stesso lavoro, perché siamo attori, ma in qualche modo non lo è. No? Ed è una specializzazione molto particolare. È una specializzazione, la difficoltà è proprio quella. La difficoltà sì. È proprio quella. Quindi stavamo dicendo che forse per una persona che si vuole avvicinare oggi, sicuramente avere una base attoriale, cioè saper come convogliare le proprie azioni, le proprie emozioni al di fuori di sé. Perché tutti abbiamo le emozioni, però ce le teniamo dentro, chi non è del mestiere, diciamo, no? Allora forse la cosa giusta è riuscire a saper già convogliare le emozioni all'esterno e poi avere la tecnica. Però la tecnica dove la imparano? È quello il problema, perché io ho fatto mesi di sala di doppiaggio a guardare e a rubare. Possono anche veicolare le emozioni, ma poi quando tu gli dici timbra di più, timbra di meno, stringi, allunga, cioè ci sono cose, porta di più la voce... Quella è la tecnica, è come lo impari il sync, la labiale, incollarti sulla faccia, andare al ritmo, lo stesso ritmo dell'attore. Io capisco che sia difficile, come si fa a imparare? Tu dici rubando con gli occhi. Sì, questo è un po' come a me, ho portato degli amici delle volte a vedere il doppiaggio e sono uscito e ho detto ma come fai? E io la risposta che dico sempre è ma come fa l'idraulico che cambia un flessibile? Io non lo so fare, e per me è una magia cambiare un flessibile di un lavandino, certo. Io farei schizzi d'acqua, certo, lagato tutto, certo. E finito, distrutta casa, mentre invece lui in 448 riesce a fare una cosa che io non faccio, cioè comunque ci vuole tecnica. E il fatto di non poter più assistere ai turni di doppiaggio perché abbiamo gli stabilimenti blindati è un problema grave, è un problema... Questa secondo me infatti è una cosa molto sbagliata, perché quello poteva essere un modo, è però anche vero che il flusso era diventato quasi ingestibile, è stato un po' il troppo, no Ale, a portare a questa cosa delle chiusure, però mettendosi, che carina. Ma chi ha questa foto? Bambina meravigliosa? Che bella. Ve la faccio vedere. Ma è una bambolotta. Allora, lui è Matteo ed è venuto a fare con il suo complesso, ho fatto un featuring in un LP che hanno fatto loro. È vero? Sì, e sono venuti a farlo sentire un paio di sabati fa qua in diretta, che insieme a Giorgia e la piccola Anna sono qui, e la bimba ha seguito tutta la stagione precedente di Dopo Cena con nella pancia della mamma, quindi è ridotta ormai. Complimenti. Grandi da Padova, che grazie per il vostro selfie. Quindi insomma, per chiudere bisogna avere una preparazione di base, non si può arrivare un senza... minimo, sì, è ovvio che poi la tecnica la impari facendo e magari sti ragazzi sala. Dicono ma io come faccio a fare se non... cioè è tutto molto contorto, un po' di almeno l'italiano lo devi saper parlare. Almeno un po' di dizione la devi conoscere, se no la vedo dura. Lo so. La è vedo vero. Dura. Però noi abbiamo imparato in sala. Io ero un ragazzino e non parlavo in italiano. Ma è diverso, sono entrato in sala e ho rubato. Sì. Capito? A 6 anni però. Un po' di più, avevo 12, però comunque è la stessa cosa, insomma. Non è la stessa cosa. Era ancora più difficile a 12, sì. Perché... No, secondo me è più facile, perché i ragazzini poi sono delle spugne. No, è più facile a 6. Sì. Certo. È più facile quando sei più piccolo. Ah, certo. Certo. Allora, c'è il nostro amico, ancora qualche controselfie, Francesco da Barletta, che ci ha mandato anche lui il controselfie al 3287948796. Ragazzi, ce ne sono ancora 30. 30 ma trentesimo. Capito? Insomma, le dicotomie della lingua italiana. Sempreesimo. Però adesso io... prendo il foglio. Oddio. Io prendo il foglio. Allora, per chi non ha mai seguito un Dopo Cena Con, nell'Ottocento ovviamente stiamo parlando, un'amica di Marcel Proust si presentò da lui con un questionario trovato su una rivista inglese e gli sottopose delle domande. Lui rispose e poi prese tutto e mise tutto in un cassetto. 20 anni dopo ritrovò domande e risposte senza leggere le risposte. Rispose di nuovo alle domande e si accorse che 20 anni di esperienza ti cambiano. Che ha delle risposte, delle domande che tu hai dato a
16 anni, se ne hai 36 magari e hai 20 anni in più di vita, quella vera, non quella da bambino, quella un po' più variegata, diciamo, sì, poi lui sì, sicuramente l'ha avuta, e hai, dai delle risposte diverse. Bello! E quindi hai elaborato il cosiddetto questionario di Proust, e Radio Cigliano l'ha un po' elaborato perché l'ha reso un pochino più attuale. Si risponde botta e risposta, ovviamente, sì, quindi ci potete pensare, potete anche dire se non riuscite a trovare una risposta che non ce l'avete. Questo, signore e signori, è il questionario di Proust per Alessia Amendola e Eleonora Reti. La prima che comincia a rispondere... Hai levato pure lo stacchetto musicale, eh? Sì, ma adesso... La base. Adesso, guarda, senti che te metto sotto, chi comincia? Io, dai. Mi guardate, dai, io. Eleonora, dai. Il questionario di Proust. Bellissimo. Eleonora Reti, il tratto principale del tuo carattere. L'orgoglio. Alessia Amendola. Madonna mia. La vulnerabilità. Alessia, il tuo principale difetto. La faciloneria. Eleonora. La poca pazienza. Eleonora, la qualità che vorresti avere. In tante occasioni la leggerezza. Alessia, la qualità che vorresti avere? L'ordine. Alessia, la tua occupazione preferita. La lettura. Eleonora, la tua occupazione preferita. Ascoltare musica. Eleonora, cosa detesti più di tutto? La poca onestà. Alessia, cosa detesti più di tutto? È troppo difficile, troppe cose. Troppe cose. Sì. Alessia, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? L'affidabilità. Eleonora? L'intelligenza. Eleonora, la qualità che apprezzi in una donna? La sincerità. Alessia, la qualità che apprezzi in una donna? Stavo dicendo la stessa cosa. Alessia, cosa apprezzi di più nei tuoi amici? L'intelligenza. Eleonora? L'affidabilità. Eleonora, il paese dove vorresti vivere? Il mio, se funzionasse un po' meglio. Alessia? La Spagna. Alessia, il tuo eroe nella vita reale? Io ti odio. No, perché io? È Proust. Sì, ma me l'hai sottoposto. Il mio eroe nella vita reale si chiama Luigi. È il marito di mia mamma. Eleonora, il tuo eroe nella vita reale? Il mio bambino. Eleonora, il tuo motto? Show must go on. Alessia, il tuo motto? Ce la puoi fare. Alessia, il tuo sogno di felicità? Trovare un equilibrio definitivo. Eleonora? Essere sempre se stessi. Eleonora, il tuo colore preferito? Il bianco. Alessia? Il viola. Alessia, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Apri gli occhi. Eleonora, pensa un pochino di più. Eleonora, come vorresti morire? Addormentandomi. Alessia, tra le braccia della persona che amo. Vaffanculo a Proust. Ma un grosso vaffanculo. Beh, questo è il questionario di Proust per Alessia Amendola e Eleonora Reti. L'avete ascoltato in diretta su Radio Cigliano. A dopo cena con... Che te ridi! Beh, bello però, è bellissimo, dai. È bello. Perché poi non sono le solite domande, queste sono domande che ti sorprendono. Dal colore
oppure al come vorresti morire. Capito? O chi è il tuo eroe? E poi quello faceva recherche, grazie che faceva recherche, queste sono le domande che faceva. È ovvio. Mamma mia, ci hai lasciate senza parole. 23:19, siete in diretta su Radio Cigliano, sulla radio in questo momento. Senti, posso fare una cosa? Certo. Sì. Mi devo accendere una sigaretta. Io pure. Mi devo pure prendere la birretta. Sono sudatissimo. Mi posso alzare? Un attimo. Chi è che deve mettere il prossimo brano? E toccava a me, avevamo detto, se non erro, vero? Non l'avevi messo tu il... Sì, perché ti eri messa in pace, in pari con Giovanotti. E ci avete un pezzo tutti e due. Un pezzo a testa. Un pezzo a testa, sì. Vero? Ci avete un pezzo a testa. Allora, Ele, presentami il tuo ultimo brano, che devo capire qual è, però. Ah, perfetto. Non lo so, aspetta. È il primo. È il primo. E questa mi hai sorpresa. Non sorpreso. Te l'aspettavi? No, non pensavo che fossi addicted a lui, sì? Beh, questo ti fa capire come amo la musica, no? E la amo un po' tutta. A tutto tondo. Ti fa capire proprio... l'ho studiata anche un po' questo, perché t'ho voluto proprio portare tutti tante i vari... Tante sfaccettature. E lui... lui è l'amore, ragazzi. Ah, rappresenta l'amore, incarna l'amore. Beh sì, specialmente quella roba lì, cioè il primo amore di l'amore non dimenticato, no? Questo lui racconta in questo pezzo. E allora guardate, io lo metto subito perché questo è un pezzo che non è mai passato su Radio Cigliano. Tra l'altro lo ascoltiamo in una versione live di qualche anno dopo. Che hai portato? Quella un pochino più acustica? Mi sembra di sì. Perché non l'ho sentite tutte, ne ho sentito questa. Beh, certo. Però qui lui il pezzo originariamente è del 1977. Ma insomma non è tanta acustica, eh? No, è strumentata. No, è strumentata. Vero. Credo che questa sia un'incisione del 1991, se non ricordo male, ma non me lo sono scritto. E allora andiamo a valutare, a sentire l'amore. Quante volte l'amore di Claudio Baglioni. Non lo ami lui? Sì. A proposito, la vostra estrazione musicale, da dove arrivate musicalmente? Quali sono le vostre basi musicali? Quali sono i dischi che ascoltavate e da cui poi è nata l'amore per la musica, diciamo? Guarda, io non ho seguito mai un filone, nel senso che non vengo da genitori che mi hanno inculcato... O un cantante del cuore e quindi lo sentivo fino alla morte e quindi in automatico poi lo ami anche tu, no? Fondamentalmente poi me la sono sempre scelta un po' da sola e ho sentito sempre tanta radio. Ecco perché ti dico che ho amato tanti e amo tuttora tantissimi generi, perché me la sono andata un po' a scovare da sola, quindi non ho proprio una radice, capito che cosa intendo? Sì, non c'è una base definita. No. Però c'è un ascolto che attraverso gli anni, dove è andato? Dove si è andato ad appoggiare questo ascolto attraverso gli anni? Su che genere? Americani, italiani, cantautoriale? Dove sei andata? Contenuti, parole, musica? Cosa ti attira di più di un dipende brano? Dipende anche dallo stato d'animo. Ok. Cioè, nel senso... Quindi è variabile la situazione. La situazione è variabile nel mio caso. Cioè, mi piace tutto. Mi piace il pezzo commercialone, privo di senso e di contenuto, quando non mi va di pensare. Mi piace la roba, il pezzo fantastico scritto dal cantautore della Madonna. Mi piace il pezzo un pochino più ricercato. Mi piacciono appunto i Beatles. Cioè, mi piace un po' a tutto tondo, ecco. Dipende molto da come mi gira. Ale? Ti dico la verità. Per quanto riguarda la musica, invece devo ringraziare mio padre, perché vengo dai cantautori e lì sono rimasta in realtà. Se ti devo dire ad oggi effettivamente cosa ascolto nella mia playlist, partiamo da De Gregori, arriviamo a De André, poi Gabber, poi Dalla e Pino Daniele. Quindi molti italiani, sì, in prevalenza italiani. Sì. Sentivo musica italiana. Che sentivo in macchina con mio padre ed è rimasta. Senti, c'è una nostra amica che si chiama Paola che ha fatto questo. Per Alessia. Che bello! Guarda che meraviglia, che bello. Brava! Questo l'ha fatto per Alessia e questo l'ha fatto per Eleonora. Carina, bellissima, grazie. Brava, ci piace. Bravissima. Come dico sempre, la creatività. Io non so. Grazie davvero. Io non saprei da dove io anche per l'idea, grazie anche per l'idea. Una sega nel disegno, pauroso. No, quando mio figlio mi dice: mamma, mi aiuti a disegnare il zero cane? Proprio, cioè, faccio proprio, capito? Così senza l'omino, anch'io. L'omino comunque è rappresentativo. Cioè, da come fai l'omino, capisci. Si capiscono tante cose, è vero. Allora, fatemi vedere qualche altro WhatsApp, perché altrimenti siamo indietro veramente. Però
Vediamo se trovo. Ah, questo è Alessandro che ci fa il suo controselfie che io definisco onirico. Bello! Un po' onirico perché dai, sì. Fico. Sì, ho bravo. Sbagliato telecamera, eccola qua e sì. Come se fosse il vetro del. Io lo vedo come se fosse sì, il vetro della sì. Regia della sala ci di doppiaggio. Un po' ci rappresenta. Sì. Bellissimo. Il direttore bravo. Che si specchia nel vetro della sala sì, di doppiaggio. Sì, bravo sì, Alessandro. Bravo. Ci piace veramente tanto. Bellissimo. Io sono alla caccia di un selfie in particolare, immagino che sappiate anche qual è. Vediamo se lo trovo. Tipico giovedì universitario, radio Cigliano e cioccolata calda. Che bello! E questo è Michelangelo che ci sta guardando in questa maniera. Foto. Guarda che bella foto, la faccio vedere forse non troppo grande, però guarda che figata. Bellissima. È bella, perché bellissima, poi stanno sì. comodi a casa loro e ci guardano sì, prendendosi una cioccolata. È una grande figata. Stupendo. Dobbiamo fare il selfie di giornata, non ce lo dimentichiamo, siamo altrimenti qui, vi, siamo seguo, qui. Vi inseguo sulle... Sulle scale, Alessia, questo qua sono le. Allora, ci sta guardando anche da Cepa Gatti Davide che ci guarda sul maxi schermo. Guardate quanto sì. è grosso, bello. Enorme, sì. e ci sta guardando e non ci sono dubbi proprio. No, è un controsempio inequivocabile. Garantita. Claudio Baglioni, quante volte? Senti con che voce mamma te l'ho detto. Mamma mia, molto sexy. Mi sono partito con la voce. Brividone, Ed è l'ultimo pezzo di Eleonora Reti. Ci stiamo conoscendo anche un po' in musica e questo ci piace perché è bello. Sai, noi siamo nell'acquario, no? Noi siamo buttati là al buio, un po', come diciamo noi, un po' minatori. Poi per carità, con tutto il rispetto per chi lavora in miniera, perché scherzi. Assolutamente. Però noi siamo lì e vediamo poco la luce. Oggi sono uscito alle 5 dal turno. Ed era buio. Ed era buio già, era già buio, capito? Non te ne rendi conto, te ne rendi conto quando. Ridateci la luce dell'estate. Sì, perché poi noi finiamo alle 7:30 di lavorare di solito o alle 10:30. Quando esci alle 5 e non trovi la luce. Te pian colpo. Estate o inverno? Estate. Freddo o caldo? Caldo. E sono amiche per la pelle. Sono amiche per la pelle, cioè non, ma ci da sta, sé. Non ci sono cavoli, veramente. Sono in una simbiosi totale. Allora, qualche altro WhatsApp perché ne mancano ancora una ventina e quindi io così non li faccio vedere proprio. Allora, ci sono Giuseppe l'abbiamo già mandato. L'alieno intelligente. Oddio, guardalo. Con intelligente femminile. Una domanda per una in ambito anime. Eleonora, sei fantastica come Ezra di Fairy Tale. Che ne pensi dell'anime e del personaggio? Alessia, sei stata strepitosa come CC di Code Geass, credo. Perché così pochi anime? Perché fate così pochi anime? Non è proprio una cosa che faccio effettivamente. Anche il personaggio che hai nominato io non me lo ricordo. Non lo so il motivo, però effettivamente non ne faccio, sì, confermo. Non è una cosa che no, fate spesso. No, è vero, spesso. Non per scelta, non per scelta, è così. Capita. Capita cioè, o non capita? Così. No, io l'ho fatte parecchio, no, certo non è il mio genere. Non è, ma voi il genere anime lo capite, lo considerate, lo vedete lo stranamente? Lo vedo un po' strano. Un po' strano, sì, eh? Sì, sì, sì. Poi ecco, appunto, non sono una nerdona, quindi ma, non per screditare, assolutamente, però non, forse è anche ignoranza, nel senso non mi ci sono neanche mai addentrata fino in fondo e quindi probabilmente non l'ho voluta neanche capire fino in fondo. È solo questo il motivo. Vabbè, quindi diciamo come al solito il discorso è che poi facciamo quello per cui siamo chiamati a fare, non è che ci scegliamo noi i nostri lavori, nessuno di noi, anche stavo citando prima Bohemian, per carità Marco mi ha ripreso l'altra volta. Noi è tutta Bohemian la vita Rhapsody. Che diciamo Bohemian, sì, tutti però, diciamo, sì, la chiamiamo per così. Noi è Bohemian, sì, e sì. Io non è che ho telefonato a Marco e gli ho detto dai fammi fare un ruolo nel film, no, certo. Cioè, speravo che succedesse, certo, è un po' certo. strana la cosa nostra, perché forse magari gli attori, quelli che lavorano con la faccia, se li vanno un po' a cercare i progetti, sì, certo, perché forse sì. Forse più di noi è difficile che. E fanno telefonate o si propongono? Secondo cioè me può si funzionare propone... così? Credo di sapere che si propongono un po' di più di come facciamo noi, che invece siamo un po' più passivi in questo. Ci lasciamo. Sì, arriva la telefonata e poi certo. scopriamo che stiamo facendo una bella sì. cosa senza avere la minima idea. Noi molte no, anche volte perché andiamo inizialmente al turno, non lo sai, non sappiamo che cos'è. No, non lo sappiamo, certo, non lo sappiamo. Non lo sai mai, quasi mai. Il mio psicologo una volta disse: ah, certo, fai doppiaggio, quindi voi intorno a un tavolino, vi provate tutto. E io dissi: sì, ok, quello cos'è? Un testo di psicologia, me lo dai per cortesia? E gli ho letto 10 righe senza sbagliare una parola,
con la lettura trasversale che facciamo noi quando per esempio facciamo i documentari, queste cose qui, no? E la sua risposta alla fine è stata: avete bisogno di un buono psicologo tutti quanti? Beh sì, perché sembriamo un po' matti forse, sembriamo un po' robotici, un po' robotici veramente. Seguo la trasmissione da circa un anno, dice Rachel o Rachel, e questa è la prima volta che mando un messaggio su qui su WhatsApp. Brava, complimenti. Grazie. Questa sera non ho potuto evitarlo visto che ha invitato due delle mie doppiatrici preferite che con i loro doppiaggi mi accompagnano sin dall'infanzia. Ho fatto due collage per loro, scusandosi per la sua bruttezza, ma a me non mi sembrano per niente brutti. Niente. Vero? Li preparo tutti e due in maniera che li posso mandare entrambi. Questo è uno, adesso preparo anche il secondo. Beh, brutti per niente. Cioè, no, veramente. Poi ripeto, sono cose che io non so fare, non sono capace di fare. Bellissimi. Allora, questo è per Eleonora da parte di Rachel o Rachel. Guarda che bello, ci bellissimo. Sono Jessica Paré, quella di Seal Team. Eccola là. Dici qualche nome. Bravo, uno. Ursula Corberò, Pom Clementief. Poi c'è Imogen Putz, Kale Cuoco e Leighton Mister, o come si pronuncia. Così. Poi ci sta per Alessia, Jennifer Lawrence, Emily Van Camp, Rune Mara, Emma Stone, e Nina Dobrev e Zoe Deschanel. Sì. Grazie Rachel, sì, perché bellissimo. Poi ve li mando finalmente tutti Zoe Deschanel, soprattutto. Vero, la mia preferita, non è molto ricordata. Esatto. Fatemi ancora vedere un paio di WhatsApp, poi andiamo con l'ultimo. Questo bravissimo da Madrid ci scrive Moè, da Madrid ci sta guardando o grazie ascoltando e ha preparato un contro selfie. Che veramente bello, dice, con uno dei suoi doppiatori preferiti. E come che può carino non esserlo, veramente, beh, credo. Veramente è come bello. Può non esserlo, sì, il nonno sì di Alessia, Ferruccio Amendola, grande Mosè che ci stai seguendo con le cuffie, mi sembra, vero? Eh sì, questa è una cuffia. Sì, non si vedeva nei capelli. Sì, non si vedeva. Tra l'altro, io consiglio un po' a tutti quanti di ascoltare la trasmissione in cuffia, perché è come la sentiamo noi. Ah, capito? Fantastico. Viene meglio che dai telefonini che si sente con attaccare anche l'auricolare. Anche con l'auricolare non è male. Allora, questo è Lillo Carpino, che è il grafico della... Vecchia conoscenza. Io voglio ricordare Lillo e voglio ricordare Ciao, Gabriele De Pesce, che sono il grafico. Lillo fa la grafica e Gabriele fa i video di Radio Cigliano. Grazie veramente. Grazie. E questo è Lillo che ci fa vedere una sua foto di qualche tempo fa. Grazie Lillo. Grazie mille. Grazie veramente. E ricordiamo sempre che senza di loro Radio Cigliano sarebbe un posto un pochino più triste, perché sono veramente bravi. Ignazio, allora, dopo aver fatto il collage per Alessia, l'ha fatto anche per Eleonora, e questo non l'avevamo visto, con tutti i tuoi personaggi. C'è Caroline Ford di Once Upon a Time, Walking Dead, poi c'è Big Bang Theory, La Casa di Carta che campeggia, poi The World, Il Reparto, Guardiani della Galassia e Tokyo Ghoul, l'anime. Però te la ricordi, vero? Tokyo sì, Ghoul sì. Te la ricordi? Sì, lei me la ricordo. Te la ricordi. Sempre in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 23.32, siete all'ascolto sulla radio e alla visione su Facebook di Dopo Cena con Alessia Amendola e Eleonora Reti. Abbiamo l'ultimo brano. Ma che succede qua su Facebook? Perché li stiamo... Cose, io me li leggo. Tu te li leggi? Sì, infatti vedi, Marina dice: vi sto ascoltando con gli auricolari così non disturbo il babbo che sta dormendo. E Andrea, ma i cappuccini, io sto cercando i cappuccini. Cos'è sta cosa dei cappuccini? Non so se questa sera c'è, ma lo vado a cercare. Se c'è è una gran figata. Tra l'altro, di Ignazio, che abbiamo visto i suoi collage un attimo fa, siccome per un certo periodo non mandava la sua faccia perché si vergognava, poi a un certo punto ha preso coraggio e a me mi sembra che è carino. Bravo, ci sta seguendo, certo, ci sta piccolo seguendo da un bel monitor con le sue cuffie. Queste sono cuffie vere, queste sono cuffie professionali. Queste sono cuffie che noi se le sogniamo. Porca miseria, alle giro non ce l'abbiamo mai. Grazie Ignazio, grazie veramente. Ultimo pezzo di Alessia, eccolo, Amendola, che dovrebbe essere il numero uno. L'ho scelto perché è la canzone preferita di mio figlio Diego. Non potevo non metterlo. E perché si devono fare anche i tributi ai figli, anche giustamente, a me piace ce molto li abbiamo. Ho avuto anch'io un periodo bennato verso i 10-12 anni, devo dire. E quando lui la canta, cioè sempre, mi fa divertire. Ti fa divertire. Sì. Poi fa finta di suonare la chitarra mentre la canta, sai come si fa quando si fa finta di fare i rocchettari. Giustamente. E allora ascoltiamocela subito, questa non ha intro quindi parte subito perché l'avrete riconosciuta e la riconoscerete, è Edoardo Bennato con il rock di Capitanuncino. Ciorma!
Oh, va bene, questo stasera ragazzi abbiamo portato abbiamo veramente tanta musica eterogenea che però tutta bella, devo siamo dire. Davvero? Commentateli anche. Allora, noi siamo pronti per realizzare il selfie di giornata, prima che me lo dimentico e vedevo seguire per le scale. Vai. Come ho già fatto. Avviciniamoci. Eccoci qua. Questo è il selfie di oggi, ne faccio due. Mi devo avvicinare io però, eh. Ecco, come siamo belli. Ne faccio due, uno e due. Sono pronti, è pronto il selfie di giornata. Per averlo è facilissimo, basta mandare anche solo un ciao al 328-7948-796 e ve lo manderò dopo la diretta, ovviamente, perché non ve lo posso mandare durante la diretta. Allora, siete mamme. Come sì. Cambia la vita di una mamma? Di una mamma che lavora, tra l'altro, perché non è che state a casa a fare... La calzetta. La casalinga, che è un bucio di culo inenarrabile. Stai un bucio di culo pazzesco. Però è un voi, super lavoro. Un super lavoro, però voi dovete anche uscire, andare al lavoro, conciliare, come dicevi tu, torni a casa, mamma, però poi c'è bisogno anche... Com'è essere diventate mamme? Dal punto di vista pratico difficilissimo, proprio perché, come dicevi, no, gestire, incastrare, fare, vuoi fare tutto bene, quindi comunque devi restare sul pezzo sul lavoro, devi tornare a casa e vuoi essere una brava mamma, quindi poi c'è anche tutto il senso di colpa, perché spessissimo stai a casa tutto, stai fuori casa tutto il giorno, quindi vivi anche questo senso di colpa, perché poi crescono in un attimo, hai paura, certo, di perderti cose. Infatti credo che questa cosa accomuni tutte le mamme che lavorano. Un po' il senso di colpa ti accompagna in ogni giornata, perché comunque esci la mattina, torni la sera, non è sempre così, non noi è sempre per così, fortuna certo. Ce la possiamo gestire, però ci si convive, diciamo così. Però insomma è un passo importante diventare mamma. È il passo. E prima dici, vabbè, prima sì, ho fatto cose, ma questa poi è la cosa. Sto facendo la cosa realizzazione. Adesso. E come siete come mamme voi? Severe, come vi guardatevi un attimo dall'esterno, come vi vedrete? Oppure potrete anche incrociare il giudizio e giudicare l'una l'altra, se volete, vi conoscete bene. Come vi giudicate voi stesse come mamme? Beh, due facce. Io, nel senso che so essere molto giocherellona, molto dolce, però all'occorrenza anche soprattutto con quello più grande, se serve abbastanza dura, però devo dire la verità, poi basta un sorriso, si scioglie tutto. Io, lo dicono tutte le donne, tutte le mamme, però ci si riscopre nell'amore soprattutto, cioè avere i figli ti fa capire quanto si può amare. Io non sapevo davvero che fosse così ed è stato bello scoprirlo. Ma se non ce l'hai non lo puoi neanche immaginare, sì, proprio, no, poi voglio dire, sì, lo sai te lo anche dicono tu, tutti, no? Ma te lo dicono tutti tutta la vita. Ma però non è nulla in confronto ai racconti o a quello quando che... Quando poi lo provi capisci veramente che si può arrivare ad amare a livelli... Ma non lo puoi descrivere, no? No, esatto. Come se certo. Qualcuno ti dice che significa amare le tue figlie, non lo riesci a... No, una non lo puoi, no. È viscerale. È una viscera, è sì. È viscerale, è cioè. Viscerale. Sì. C'è Mattia dalla Sicilia che non può vedere la trasmissione, la rivedrà su YouTube e vi chiede cosa ne pensate dei film della DC, della Marvel, della DC, cioè i film dei supereroi. A me piacciono, mi pure divertono, a me. Sì, mi piacciono tantissimo. L'ho scoperti da poco, eh. Non era un genere che ti porti da sempre, diciamo. No. Il no. Cavaliere Oscuro, per esempio, che è di sì, se non sbaglio, magari faccio una super gaffa, è uno dei film che mi è piaciuto di più. Quindi insomma è uno dei uno dei generi che si può andare a vedere al cinema, sì, o sì, vedere sì, a casa, sì, normalmente. Sono veramente ben fatti. Siete tecnologiche? Ma proprio, io sono proprio da lettera. Tu c'hai l'agenda sul telefonino, no? Ma te lo sai bene poi, mi prendi per il culo sempre. Sempre, io pure sempre. Così, cartaceo, smemoranda, insomma io vado ancora in giro con la smemoranda. Vabbè, è giusto però. Allora, l'ultimo angolo di Giovanotti è stupendo, ti dice Francesco. E vabbè, però tu c'hai un amore da prima. Sono antica. Qualche mese fa mi sono divertito a pensare quali voci potevano avere i personaggi dei miei libri. Per uno dei personaggi principali mi sarebbe piaciuta Eleonora, ironica e spigliata. Complimenti a tutti per la serata. Matteo, scusate per la pubblicità poco occulta, lui è uno scrittore e ti vedrebbe bene. Va bene. Ha scritto questo libro che si chiama L'altra metà e ti vedrebbe bene a recitare uno dei personaggi bello, del suo libro. Grazie, è bello, grazie, è un piacere. Bellissimo, ti ringrazio.
il rock di Capitan Uncino, e questa avete ballato. Oggi vi abbiamo fatto ballare, ma vi abbiamo fatto anche ragionare col cuore. Vi abbiamo portati in America, ma anche molto in Italia, su un albero di limoni con i Lemon Tree, con la grande playlist, le grandi playlist che mi hanno portato oggi Eleonora e Alessia a Dopo Cena Con, per la nostra trasmissione del giovedì. Io intanto vi devo dare la sola di giornata. Questo non lo e dovete, adesso dovete decidere una cosa, perché una delle due sarà avvantaggiata. Ecco. Dovete decidere. Senti la musica. No, non è un'altra, non è un'altra, è un'altra. Dovete decidere chi di voi due prende per prima la sola, perché chi prende per prima la sola la prende inconsapevolmente, certo. L'altra ci può ragionare un pochino sopra. Decidetelo. Nel frattempo io vi ricordo quali sono i prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. Sabato alle 15, l'ho già detto prima, ci sarà Gabriele Lopez, Se Prima Eravamo in Due, la nostra trasmissione musicale, presenterà il suo nuovo disco, ci farà sentire dei live qui in diretta, quindi mi raccomando, se vi piace il doppiaggio, ma soprattutto se vi piacciono i live e volete ascoltare buona musica, perché è veramente bravo, alle 15 sabato in diretta Se Prima Eravamo in Due. Domenica alle 18 Epidemia di Gusti, ma solo sulla radio, il nostro viaggio insieme ad Aleardo Scarano attraverso come sono cambiati i gusti dal 1918 al 2018. Stiamo affrontando questo mese, è una replica, il decennio che va dal 1928 al 1938. Dopodiché si torna giovedì prossimo, ci sarà un ospite, un barra una ospite, non vi dico chi è, vi dico che è carina, carina. E questo che è non già... È cioè è qualcosa che identifica quest'ospite, può essere maschio o femmina ovviamente, non è detto che carina sia applicato a una donna, non è detto che sia applicato alla persona, potrebbe essere applicato a qualche film, a qualche cosa, potrete scoprirlo venendo qui giovedì prossimo alle 21, sempre in diretta su Radio Cigliano. Signori, io voglio finire i WhatsApp perché altrimenti mi si... Oh, eccolo qua. No, 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 no. Da Fabio il ricordo di Annie Dixon in Beverly Hills 90210, doppiato da Alessia. Buonasera, sono Giulio da Roma. Domanda per Alessia: cosa ne pensi di Kat Jennings? Domanda per Eleonora: quando avete doppiato Casa di Carta, vi avevano detto come sarebbe andato a finire o l'avete scoperto facendolo? Ma che? Ma io L'Ultimo Anello, che non era da doppiare, non l'ho voluto vedere. Ah sì, Assolutamente. Quindi non sapevi nulla, l'hai fatta, l'hai vissuta? Assolutamente sì, e tutti noi abbiamo fatto così, tutto il cast. Che bello. Poi com'era, una serie che si faceva quasi in contemporanea o c'era, era già quelle che si fanno puntata per puntata? No, perché no. Netflix. È Netflix, quindi è arrivata tutta quanta insieme. Sì. Ale, che ne pensi di Kat Jennings? Non so, aiutatemi. È un'attrice, il nome di una, non è un personaggio, vero? È il nome di un'attrice, non me lo ricordo, scusate. Senti un po', c'è, oddio, non mi ricordo il nome, aspetta, fammi vedere il nome, un saluto da Milano, ma sei McFire Eagle, che ci saluta da Milano con un controselfie fighissimo perché è modificato, e ti chiede: ma quando hai fatto a tuo nonno lo scherzo da tuo padre, lo scherzo di A Scherzi a Parte, ti ha perdonata? Mi ha perdonata, guarda, incredibile, ma quello era vero, perché io me lo ricordo, era tremendo, era vero, era fighissimo. Ti ha perdonata, vero, mi ha perdonata, pensa te. Sì, sì. Quando ti rendi conto che Dopo Cena Con Alessia Mendola e Eleonora Reti è già iniziato da un pezzo e ti sei perso metà trasmissione, fai questa faccia. Marco da Milano, grande, veramente. Vado a chiudere con i controselfie. Allora, il selfie di giornata ce lo stanno chiedendo. Alessia, cosa ricordi di New Girl? La mia serie preferita, la mia attrice preferita da doppiare. Sono innamorata persa di quella serie. Bella, bella, bella. Mi dispiace davvero tanto che sia finita. È finita per sempre? Sì. Sì. Lo so. A volte finiscono. Dicevamo prima o poi devono finire. Se non si allunga troppo il brodo. L'altro giorno, a un certo punto, il mio personaggio, che non mi ricordo una serie che stavo facendo, non posso dire niente. Però lo so, non si può dire niente. Però a un certo punto, grande figa, a un certo punto uno gli punta una pistola qua, boom! E io lo guardavo e ho fatto: ma ho finito?
Ma è finito? Mi sa che ho finito. Non me l'aspettavo. Allora, Alessia, ha cambiato stile capelli, ti chiede Andrea. Sì, esatto. Vedi che seguono, vedi che me seguono. Me lo chiede Andrea, questo è Andrea, Tiziano, un ci amico dice, del cuore. Tiziano ci dice, niente cappuccini, niente cappuccini, però, no, niente cappuccini. Qualcuno sta ipotizzando ospiti della prossima puntata, ma lo sapete che non ve li dico neanche sotto tortura, quindi lo saprete lunedì. E per saperlo andate a mettere un like, se non l'avete già fatto, alla pagina Facebook Radio Cigliano, perché in questa maniera, quando metterò lo strillo della trasmissione, vi apparirà la notifica e saprete chi c'è la settimana prossima. Vi ricordo sempre di mettere anche postumo, condividere questo video sulla vostra pagina Facebook, più siamo e più ci divertiamo, e questa è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità. Vi ricordo la pagina Radio Cigliano, il canale Radio Cigliano di YouTube, trovate lì tutti i video in alta definizione dopo ovviamente le dirette. Vi ricordo la pagina Instagram Radio Cigliano, dove il mercoledì, anzi il giovedì, potrete votare prima della trasmissione il mood col quale i nostri ospiti reciteranno una canzone. Io vi devo ringraziare, ragazzi. No, Ale, noi dobbiamo ringraziare te. Siamo state benissimo. Ve lo sto dicendo, sono 2 ore e 3 quarti che siamo in diretta. Quello che abbiamo detto prima di iniziare. Vabbè, lo so, funziona così. È grazie, bello, Ale, credo veramente che sia bello essere lì, ma è bello pure essere qui, sì, e ci divertiamo veramente. Molto. E stasera mi sono divertito da matti con queste due grandi amiche, veramente eccezionale. Naturalmente vi rivedremo qui, i nostri amici anche vorranno rivedervi, magari ci organizziamo una cosa un po' diversa. Esatto. Vediamo un po' che cosa fare. Io ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione. Chi comincia? Dai, vado io. Vai? Vado. Alessia Amendola, chiudi la puntata. Grazie mille Alessio Cigliano per l'ospitalità, non vedo l'ora di tornare e portarti tante altre canzoni. Mi dispiace tantissimo di non averle portate tutte quelle che avrei voluto, ne ho lasciate indietro un paio, posso dire i titoli? Dilli. No, li devi portare. Ah, vabbè, non li dico, va bene, non li dico. E non vedo l'ora di tornare da te, trovo che tu sia geniale, hai fatto una cosa veramente interessante, ben fatta, siamo in una specie di studio qui, abbiamo le luci alla Barbara D'Urso che ci rendono anche belle, siamo contentissime. Non abbiamo le rughe, grazie Ale. Mi intrometto solo un attimo per dire che so belle vere accanto a me, anche senza le luci alla Barbara D'Urso, come le vedo naturalmente. Eleonora Reti, chiudi la puntata. Sono capace. Quella è la telecamera. Quella è la telecamera. Quella lì, quella più alta. Ma può non farlo? No, la deve fare. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio te che sei un padrone di casa straordinario, ci hai messo a nostro agio, non avevo dubbi. Quant'è che siamo in diretta? 2 ore e 43 Sono volate, sono volate, siamo arrivate qui sfrante dopo 100 turni e cose, il traffico, le cose, stavamo tipo così, ci siamo riprese, ci siamo divertite, siamo state benissimo e vabbè, lo sai, io sono un debole per te, lo sai che ti voglio un bene dell'anima e sei fighissimo in tutto quello che fai. Evviva! Questi sono i saluti delle nostre ospiti di oggi. Avete visto dopo cena con Alessia Amendola e Eleonora Reti. C'è un'altra zanzara. Io comprerò il DDT. Sì, quello proprio degli anni 70, quello che uccide anche quello noi. Moriremo pure noi. Non ne posso più, veramente è insopportabile. Grazie Alessia. Grazie Ale, Eleonora, e grazie è stata a tutti. Una figata. Chiudiamo grazie prima tutti, sulla radio tutti, e poi tutti su Facebook come al solito. E l'augurio che possiamo farvi da qui, dalle frequenze web e dal video di Facebook di Radio Cigliano, è sempre di sorridere e di essere felici, perché un sorriso vale 100.000 di tutto quello che volete voi. È vero. Che bella cosa che hai detto. Grazie ragazze, grazie a tutti. Grazie a tutti. Sabato con Se Prima eravamo in due, giovedì prossimo con Dopo Cena con. Buonanotte a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Chiudiamo anche con voi di Facebook, telecamera alta, quella che è sopra il televisore, la vedete là. Grazie veramente a tutti, grazie di essere stati con noi, è stata una figata. Al prossimo appuntamento, sempre qui su Radio Cigliano. Grazie. Baci, ciao.